Buon pomeriggio a tutti, sono Matteo Zoldan qui dall'Ecoresorte Le Sirenées di Gallipoli e qui con me anche se solo in versione voce c'è il maestro fide Giuseppe Retieri. Benvenuto Giuseppe. Un attimo solo che mi sa che ci siamo persi Giuseppe, andremo a cercare di recuperarlo. Eh Matteo, proviamo solo audio perché secondo me non regge, non ti sentivo. Sì, eccomi di nuovo con te, Giuseppe. Penso che, ti, che forse ti sentono anche i nostri spettatori. Vediamo se ci danno una conferma di, di questa cosa. Ok, io intanto e diamo quindi un saluto, saluto tutti. anche a loro. Intanto, buon pomeriggio a tutti. Siamo di nuovo con voi eh, per seguire questa prima giornata delle semifinali del Midwater Championship Tour questa tappa che si chiama FTX Crypto Cup visto che è sponsorizzata da questa eh, organizzazione che gestisce criptovaluta. Sì, siamo già quindi alla fase delle semifinali abbiamo visto come uh, i primi quattro classificati nella, nelle, nelle prime fasi del torneo sono stati man mano eliminati e quindi alla fine... Uh, si stanno disputando le semifinali dei, praticamente dei favoritissimi tra l'altro ho visto Giuseppe, io non ho potuto seguire le partite negli ultimi due giorni perché eh, ero in viaggio proprio per venire qui a Gallipoli per eh, la decima edizione del, dell'Open del Salento però ho visto che sono stati delle, dei match combattutissimi, veramente super combattuti sì, sì. Mm. Sì, soprattutto poi anche quello di ieri contro Nakamura che sono andate addirittura all'Armageddon. Eh, alla, all Quindi, eh sì. praticamente è sono stata stati è veramente stata durissima per, per Carson. Sì, che da, tra l'altro è riuscita a strappare proprio in extremis la possibilità del, di partecipare alle fasi dei match di eliminazione, proprio perché il girone di andata non è che fosse andato benissimo quindi abbastanza sotto sotto tono quindi adesso in qualche sì. modo si sta riscattando e sta uh, comunque cercando di uh, scavalcare e raggiungere di nuovo le posizioni uh, al vertice sì. poi è chiaro che da Carsen ci si aspetta questo e altro perché è capace di fare così fatica per qualificarsi visto che è partito male è capace di rischiare eh, l'eliminazione con Nakamura e poi di andare a vincere il torneo eh non mi stupirei assolutamente di questa cosa. Intanto, la partita che noi non abbiamo fatto in tempo eh, a, praticamente a commentare fra eh, Nepogna e Nakamura. Se non sbaglio, si è conclusa con la patta in questa posizione con una ripetizione eh, so. di, mo di mosse. Molto particolare, Giuseppe. Possiamo andarla a, a rivedere Sì, su Torre AC1, il nero ha mangiato il cavallo in e 7 è arrivata donna a 3 scacco, re f6, okay. donna f3 scacco, di nuovo re 7, donna a 3 scacco, re f6 e il bianco ha scelto di, um, di ripetere. Secondo te aveva delle altre possibilità? Forse è stato un po' prudent, prudente o, o troppo prudente o la posizione consigliava comunque di, di prendersi il mezzo punto? No, credo sia comunque una situazione uh, tutta teorizzata. E, uh, di solito Neppo comunque non, non è un giocatore da, da catalana, quindi penso sia proprio una strategia per giocare uh, quanto più solido possibile per rischiare il meno possibile e uh, andare poi, diciamo, alla, uh, ad avanzare poi nel, nel, nel tabellone con, con i match. Quindi credo sia una scelta. Piuttosto solida quella di non voler rischiare nulla, il resto mi sembra una linea, una di quelle linee di patta, insomma, di, di ripetizione che si trovano nelle, in, nelle varie varianti, quindi uh, niente di, di particolarmente rilevante. Sì, sono, sono d'accordo con te. Adesso chiaramente, noi siamo arrivati e ci siamo trovati improvvisamente con, con questa situazione, no? perciò un po' buttati dentro eh, da zero, perciò è difficile eh, verificare magari se c'erano delle possibilità alternative, magari ci ritorniamo con un attimo più di calma mentre ci prepariamo per la prossima partita, perché tra l'altro le due partite sono intervallate, perciò non è che partono tutte e due insieme, dunque fra un po' dobbiamo cominciare a prepararci perché fra un po' ci sarà eh, la partita fra Rajabov e Karsen. Eh, che hanno pa già pattato la prima partita, hanno pattato la seconda partita e dunque eh, si trovano sul punteggio di 1 a 1. Sì, anche lì un match assolutamente in super equilibrio con uh, Ragiavo che non decide di insomma, squilibrare ancora e cerca di restare quanto più solido possibile, sempre fedele ai uh, suoi 4 e 5 in questo caso. Mm. E, e quindi uh, un approccio assolutamente molto, molto solido da parte di entrambi i match per avere adesso quindi nessun fuoco d'artificio particolare. Um, si può notare però comunque la scelta di Nepo di uh, riprovare, insomma di riproporre questa, questa francese. Okay. Che ha giocato nella prima partita contro So. Stavolta, però, uh, invece della sua usuale winover che ha giocato anche a tornei dei candidati. Mh, cambia penso per la prima volta perché non l'ho mai vista giocare. Uh, cavallo F6. Quindi, la classica, uh, insomma, penso sia una scelta abbastanza, abbastanza particolare rispetto alle, alle solite. Varianti che siamo abituati a vedere tra i 5 siciliano uh, È uno dei pochissimi giocatori, insieme a Griscioc, forse di recente, che comunque sperimenta ancora qualcosa di che dall'elite viene giudicato comunque inferiore. Ok. Intanto direi che adesso che abbiamo, si abbiamo sistemato tutte le questioni più drammatiche legate allo streaming eh, utilizzando dei mezzi, insomma, che non sono quelli usuali perché oggi è come se siamo alla guida, siamo abituati ad essere la guida di un, una Maserati per, per la produzione di queste trasmissioni e oggi abbiamo in mano una 500. Eh, dunque è dura tornare indietro quando si è abituati bene. Farei un saluto innanzitutto alla, alla chat che ci sta seguendo e ringraziandoli anche per la pazienza che hanno avuto, visto che abbiamo cominciato un po' più in ritardo oggi. E anche che avranno perché comunque oggi dobbiamo operare in delle condizioni un po' particolari. E perciò un saluto a Zakroski e poi anche a Trizio 3, che mi dice se sono a Gallipoli. Sì, sono a Gallipoli, e infatti la linea con cui, ho, ehm, con cui ho a che fare, ma soprattutto il computer con cui opero, non sono certi quelli con cui, che ho quando, quando trasmetto dal, dallo studio di Milano. No. Io intanto mi consolo con una vista spettacolare, perché anche io sono a Gallipoli. Sì, e che quindi, poi l'assurdità vedete... è che è fantastico è che di te siamo entrambi a Gallipoli, ma non siamo nella stessa stanza, perché ovviamente per motivi legati al Covid eh, siamo in delle, in delle stanze diverse, no? E questo è veramente assurdo, perché se non ci fosse la questione del Covid non avremmo bisogno di trasmettere da, da stanze certo, diverse e, e per me di... Di raddoppiare perciò eh, la, la necessità di avere più, più, ehm, più risorse aperte che poi questo computer fa fatica a reggere. Ti metterei eh. qui di fianco a me, <ride> visto che di spazi ce n'è abbastanza, e commenteremo insieme. Purtroppo, per questioni di Covid, tra l'altro, tu poi devi anche giocare il torneo e abbiamo deciso per motivi di sicurezza di non farlo. Forse siamo stati fin sì, troppo approfitto... prudenti, però ci sembrava una cosa anche più giusta nei confronti di tutti i giocatori con cui tu andrai a giocare nei prossimi giorni. Certo, no? certo. No, ne approfitto anche per rispondere ad Andre Barra, che il torneo comunque del Salento ancora deve cominciare, quindi inizierà domani, e che lo scriveva e domandava in chat. Beh, ci, ci chiedeva poi com'è. Beh, ovviamente cioè, nei prossimi giorni pubblicheremo un po' di foto, però è assolutamente fantastico, cioè c'è un, um, un clima un clima decisamente spettacolare. Ho fatto un po' di foto ieri sera del tramonto e, e insomma, parliamo di tanta roba, no? <ride> sì, anche la posizione della, insomma, della sala del gioco della, del resort è comunque abbastanza privilegiata da questo punto di vista. Beh, sì, un ancora un po' più vicino alla spiaggia e ci arrivava l'acqua direttamente quando, quando <ride> giocavamo, no? E questo è, è quanto. Sì, peccato che non ci sarà appunto lo spazio all'aperto del buffet, del, del ristorante lì che No, era no, veramente... c'è Giuseppe, tu sei arrivato ah, oggi pomeriggio, ma c'è, c'è assolutamente. Ah, no, non sapevo, non immaginavo che fosse fuori. No, no, c'è anche quello. Ah, ottimo, io ho già allora. mangiato lì questa mattina ah ottimo <ride> eh, no no eh, vabbè chiaramente come tutti i ristoranti viene gestito in un modo un po' particolare eh, c'è il buffet ma non ci si serve personalmente certo se ci servono comunque i camerieri in modo da evitare che le persone abbiano certo. contatto, i contatti certo. esatto con eh, Intanto, io sto facendo tutta una serie di aggiustamenti per cercare di, di rendere il format eh, da una parte funzionare e dall'altra eh, che abbia un minimo di, di senso. No? Allora vediamo sì, un mi po' di salutare. I... anche a Zakroski. <ride> sì, i nostri che, amici insomma, ci in chiedeva chat. dei cellulari. Maestro Lettieri sì. mira al 100% o darà qualche patta? Ma Giuseppe, conoscendolo, mira al 100%. <ride> Allora, chi sono i favoriti del torneo? Beh, Giuseppe è sicuramente fra i favoriti del torneo, anche perché abbiamo avuto purtroppo la, defezio la defezione all'ultimo momento di Pierluigi Piscopo, che non ha il COVID, però non sta benissimo, e dunque, essendo anche il, il numero uno del torneo, non se l'è sentita di, di partecipare. Purtroppo sono cose che possono capitare a volte, e abbiamo. 50 o 51 giocatori ad oggi, però il torneo master non sono in tantissimi, mi sembra che sono in 12 o 13, di cui Giuseppe è il più forte e dunque il favorito per la vittoria finale. Io questa volta okay, non gioco, I... ho, già, ho, già ho già dato l'anno scorso nell'unica edizione in cui ho giocato pur organizzando e poi mi sono ritirato a un paio di turni dalla fine. Ecco, comunque è cominciata la partita, Carsen contro Taylor Rajabov. Sembra che Rajabot voglia impostare un'est indiana, Giuseppe. Vediamo, vedremo come la affronterà il campione del mondo. Mi smentisce subito clamorosamente. Tra l'altro, ricordavo anche delle citazioni proprio dello stesso Carlsen in merito all'est indiana. Nel senso uh, sempre della serie di vittoria facile. Quindi ah, sì, eh. se, se, avesse, se avesse voluto insomma, farmi guadagnare qualche punto avrebbe giocato l'Est Indiana in riferimento a Nakamura, qualche diversi Però anni pare fa. pare che non sarà un'Est Indiana Giuseppe perché Rajabov ha appena giocato C5 e dunque ci sono tre possibilità. O giocheranno una specie di inglese nel caso in cui il Bianco non spingesse in D5 però potrebbero giocare anche una moderna Benoni oppure addirittura un Benko cosa che in passato qualche volta Rajapov ha usato, ha utilizzato Sì, eh, diciamo che l'approccio di Carlsen, quello solido di fianchettare rispetto al più classico cavallo C3-4 a conquista del centro eh, si presta a tantissime trasposizioni sia dal parte del bianco che del nero quindi in questo caso ad esempio Carse preferisce rientrare in una sorta di schema inglese uh, con C4 uh, rispetto appunto a spingere in D5 che come appunto dicevi prima potrebbe pre prestarsi sia a idee con E6 quindi Benoni che B5 e Benko. Quindi uh, in questo caso mh, privilegia una struttura un, mh, più solida Uh, Carlsen e arriva questa cavallo di 5 che è una mossa abbastanza inusuale perché a, a, a tutti insomma i giocatori viene insegnato di non muovere lo stesso pezzo due volte in apertura già sviluppato quindi già contravviene ad un principio uh, però anche basilare. lui ha contravvenuto a un principio cioè, cioè quello che di solito si, si evita di muovere la donna nelle primissime mosse no? esatto sì quindi invece di privilegiare lo sviluppo dei pezzi leggeri in questo caso il nero cerca subito dinamismo uh, creando appunto di fare pressione mettere pressione al centro del bianco altrimenti sarebbe stato veramente molto facile per il bianco alla successiva giocare 4 alfiere 3 uh, arrocco e quindi in qualche modo stabilizzarsi ed avere praticamente il controllo del centro e giocare praticamente con un leggero vantaggio tutta la partita e senza alcun rischio, mentre in questo caso il nero mh, domanda uh, in maniera più forte al bianco uh, di, met di mettere un po' in cerca di mettere un po' in crisi il setup del bianco fin da certo. subito. Intanto, Giuseppe ci chiedono quanto è il tuo elo, però, tu hai un, sì, eh, un ha fan tizio. che ha già risposto. <ride> e un saluto anche aperitivo Col Brodo che, che mi saluta. È un piacere essere di nuovo con voi, ragazzi. Eh, non è stato facile perché, chiaramente, avendo un torneo internazionale che comincia il giorno successivo, eh, diciamo che la diretta oggi. Era, era benvenuta perché a me fa sempre piacere essere qui con voi. però dal punto di vista organizzativo mi è costato degli sforzi enormi. E però eh, ci dispiaceva visto che avevamo saltato già una giornata, quella di mercoledì, saltare anche la giornata di oggi. E dunque per non lasciarvi soli, eccomi qui con voi. E mh, poi nei prossimi giorni, però, avremo eh, il maestro Davide di Trapani, il maestro Carlo Marzano. E anche il maestro fide e Niccolò Napoli che seguiranno le dirette. Dunque, al limite mi vedrete forse intervenire come commentatore in un'occasione. Ma lasciamo tutto nelle loro sapienti mani. Senti. Intanto Giuseppe il bianco, giustamente ha portato un Alfiere in D4 e vuole cambiare il pezzo sì. più forte del nero, che è l'alfiere in G7. Sì, rispondo un secondo attrizio, sì ho due norme MI, mi manca l'ultima, tra l'altro l'ultima norma l'ho realizzata proprio all'Open di Salento qualche anno fa. E sì, Alfiere D4 ha l'idea sempre quella di cambiare l'Alfiere Camposcuro, che diciamo è, la, è il, pezzo, il pezzo comunque più forte del, del nero e quindi viene realizzata questa manovra. La batteria classica è donna D2, uh, alfiere 3, alfiere H6, mentre in questo caso l'alfiere uh, riesce ad raggiungere quindi D4, perché la casa D4 è una casa super uh, controllata, quindi non, non ha possibilità di essere minacciato questo quest alfiere centrale, e allo stesso tempo vediamo come un po' esercita uh, la potenza, uh, non proprio come la donna insomma, mm -hmm. D4, ma quasi lungo tutte le diagonali quindi è un pezzo centrale veramente uh, veramente fortissimo adesso l'idea del bianco è quella di continuare a guadagnare quanto più spazio possibile con e4 ed f4 ed e5 uh, potrà sicuramente sfruttare questa donna in a6 che sembra essere abbastanza uh, fuori gioco um... sì sono d'accordo con te giuseppe la donna in a6 si sì, controlla una diagonale a 6 e 2 però è un po' decentrata no? Eh, non è facilmente attaccabile dal bianco, però è un po' fuori dal gioco. Il bianco nel complesso mi piace di più in questa posizione perché ha più spazio. E come dici tu, in futuro può espandersi al centro con E4 con e, e poi F4 e l'obiettivo sarebbe riuscire a giocare E5. Il nero ha rifiutato il cambio degli alfieri di campo scuro giocando cavallo F6. È chiaro che questo in un sì. certo senso gli ha costato un tempo, no? Perché aveva portato questo cavallo in D7 e adesso lo riporta in, in F6. C'è anche da dire che il cavallo non aveva altre case utili a disposizione, soprattutto per poter sviluppare l'Alfiere. Quindi necessariamente doveva spostarsi di lì e non avendo altre case utili, il cavallo F6 purtroppo è, uh, è una scelta uh, quasi obbligata. Uh, ora il nero dovrà. Uh, cercare di essere quanto più rapido possibile a sviluppare uh, con alfiere di 7 e cercare un controgioco sulla C, alfiere di 7 e poi un alfiere a 4, oppure subito torre, torre a c8. In qualche modo cercare di essere quanto più rapido possibile perché uh, il bianco è molto, molto veloce. F4 e 5 sono le, credo le prossime due mosse perché. Um, non ci sono dei problemi né di insicurezza del re, uh, né tantomeno di pezzi, di pezzi sospesi, quindi diagonale, tutto assolutamente concentrato e protetto. Intanto un saluto a Nefasto 74, eh, a Magnus 1996, a Jack Fibra, a Febimore, che non vuole essere salutato, dunque vi ricordo di non salutarlo. Al Med Carlo 75 che mi ha scritto addirittura in forma privata perché era preoccupato che oggi andassimo non andassimo in linea. Mm -hmm. Ma soprattutto a Claudio Visentin, il nostro commentatore, che oggi invece che essere qui come, come commentatore è qui come spettatore. Sì, saluto anche io Claudio. <ride> ok. Senti, ecco che è arrivata ai 4 di cui parlavi tu. Il Nero nel frattempo va giocato al D7, che è una mossa molto, molto logica perché prima o poi deve arrivare una torre in C8. Eh, e il bianco cambia in G7 e poi anche qui gioca una mossa che raccomanderemo a tutti voi: cioè di centralizzare la donna con donna di 4 scacco. E poi potrà arrivare a K3 per rispedire, per esempio, questo cavallo eh, da G4 in, in F6. No? e poi far seguire sì. con E5 immediatamente o con F4 seguita dai 5. Credo che il bianco abbia minimo una posizione con un corposo leggero vantaggio, forse anche di più. Sì, arriva la bellissima uh, centralizzazione di 94 che sostituisce, prende il posto dell'Alfiere che anche quello sembrava un bellissimo, un bellissimo pezzo. E adesso cercherà comunque di respingere i pezzi del Nero che non hanno grandissime case, uh, né diagonali per l'Alfiere né tantomeno di case sicure o uh, in qualche modo stabili del cavallo per sì, il nero, adesso quindi... il bianco ha un unico uh... problema vorrebbe evitare l'arrivo di un cavallo in D3 o in C4 però non può fare per esempio torre AC1 perché in caso di torre AC1 ovviamente arriva a cavallo D3 però deve stare attento perché il bianco ha una risorsa quella di fare alfiere F1 e di inchiodare il cavallo sulla donna sì, penso che su torre AC1 c'è un altro tema tattico molto interessante che è alfiere per H3 e anche questo Giuseppe era una cosa che stavamo per far vedere, giustamente, ma tu hai anticipato e dimostrando quanto sia pericoloso il avere la donna, la torre e il re a salto di cavallo, perché dopo alfiere per H3, in caso di alfiere per H3, seguirebbe Cavallo F3 Scacco e si va addirittura a perdere la regina. Sì, penso che anche qui sia quasi automatica. F4 per chiedere subito al, al nero dove intende riposizionare il cavallo, che non ha case se non poi l'inchiodatura praticamente. Quindi sono d'accordo. F4 sembra molto spontanea, eh. però mi chiedo, Giuseppe, ma se su F4 non può andare in D3 perché c'è Alfiere F1, forse gli rimane solo di andare in C4? Sì. Sì, quella è l'unica casa infatti, disponibile. Infatti nel frattempo che noi facevamo questo discorso è arrivata, è arrivata F4, cavallo C4 e il bianco. Invece che giocare per esempio alfiere F1 a cui poteva seguire B5 o anche alfiere B5, ma forse alfiere B5 poteva esserci A4. Eh, pote poteva gioca ha giocato direttamente e5. Mm. Cosa ne pensi? Sì, anche io avrei istintivamente uh, provato prima in inchiodatura con Alfiere, F1, in qualche modo a cercare al nero, um, di costringere il nero a giocare b5, in modo tale che avrei avuto. Delle ottime possibilità poi per rimanovrare il cavallo, che è l'unico pezzo del bianco che effettivamente non ha grandissimo gioco, in D4. Quindi spostare la donna e poi con cavallo D4 e magari dopo E5 controllare la casa in C6 con cavallo C6. Mi sembrava un'idea uh, un insomma plausibile. Invece, Carsten decide di lanciare immediatamente con queste 5 che anche questa minaccia anche degli ingressi in settima dopo con torre 7 quindi uh, dopo, dopo l'apertura della colonna diventa problematico anche la... anche riuscire a tenere la settima traversa del nero allora intanto eh, Winkill ci fa una domanda abbastanza complicata mm. innanzitutto lo ringrazio per per, il, eh, per gli auguri e per il bocca al lupo per l'opera del Salento. Ehm, e poi ci dice, come mai c'è questa differenza così grande fra il canale francese, spagnolo e tedesco? Beh, eh, quello che posso dirti ovviamente è il mio punto di vista, perché non è che è un, non, cioè, non, non, ci, non è un, per forza un dato eh, incontrovertibile. A mio avviso eh, le due ragioni principali sono, sono queste. Da una parte... Il um, scusate, che devo fare un piccolo aggiustamento. Ecco e da una parte, um, i canali francesi, tedesco e spagnolo sono stati aperti da molto più tempo. No? Dunque, è mm. chiaro che eh, un canale cresce col tempo, aggiungendo persone che lo seguono mese dopo mese. Infatti, noi siamo partiti un anno fa con zero e adesso ci sono circa 4.300 persone che hanno sottoscritto no di seguire il canale um, per quanto riguarda invece però però d'altra parte se non ne abbiamo 4.300 per esempio un canale come il canale francese ne avrà qualcosa come credo uh, 16.000 no e questo naturalmente poi è proporzionale anche al numero di persone segu che seguono le dirette e qui arriviamo al secondo aspetto perché però c'è così tanta differenza oltre al fatto che il canale italiano è arrivato dopo beh dipende anche naturalmente dal numero di persone che giocano a scacchi in un paese perché eh, la Germania è il paese in Europa forse addirittura più che ne, anche più della Russia che ha più persone in tutto che giocano a scacchi e parliamo di oltre 100.000 persone iscritte alla federazione scacchistica tedesca e la federazione scacchistica eh, spagnola, eh, che è più grande credo di quella francese, anche lì parliamo di qualcosa come 50.000, lo sa molto meglio di me Nicolo Napoli, visto che lui risiede a Ibiza, però penso che parliamo di almeno 50.000 persone iscritte alla federazione. E la federazione francese credo che vanti qualcosa come un 20.000-30.000 tesserati. E la federazione scacchistica italiana in questo momento... Credo che sia intorno ai 10.000 e ha avuto una punta massima eh, nel momento migliore, intorno ai 15.000. Perciò è chiaro che il numero di persone che esprime un paese, eh, come tesserati la Federazione Scacchistica, fa riferimento anche su quante persone praticano gli scacchi in quel paese. E pensate solo che la Turchia è uno dei canali di CES24 che fa. Eh, più spettatori di tutti un po' perché il paese, la Turchia ovviamente è un paese con una grossa popolazione però è anche vero che gli scacchi fanno proprio parte della radice culturale del paese, cosa che per l'Italia non è esattamente così poi chiaramente si spera col tempo che eh, grazie che al lavoro che fa CES24 ma anche altri, altri diciamo, streamer e altri soggetti che trasmettono scacchi in Italia piano piano questi numeri possano salire Ok, fine della sì, Se posso aggiungere Giuseppe... anche sì, una, un appunto di Stegemma, che mi trova d'accordo. C'è anche un problema mh, strettamente linguistico. Che è chiaro, il canale spagnolo ah, e certo. il canale anche lo stesso francese, anche a, a livello della diffusione della lingua, e quindi di, come seguito, eh, ha molto più seguito rispetto alla lingua italiana, dei commenti in lingua italiana. perché il canale quindi francese penso... copre, anche, copre anche tutto il Nord Africa. E, e per esempio anche in, in, in Indocina e in alcuni paesi asiatici si parla francese e, e poi naturalmente in Belgio eh, comunque parlano francese nonostante ci siano delle differenze di linguaggio perciò non parliamo poi del canale spagnolo che spagnolo, ha tutto il Sud America cioè... che certo il Brasile fondamentalmente parla tutto spagnolo per la maggior parte. Sì. Sì, molto interessante comunque come, come argomento di diffusione proprio della, delle, di questa evoluzione digitale del, del gioco degli scacchi che si è avuto appunto. Cioè, la stiamo vivendo praticamente noi. Eh sì. Senti Giuseppe, nel frattempo il, il bianco ha spostato il re in H2, così è pronto anche a non cambiare le donne, perché forse il bianco in questa posizione credo che se potesse preferirebbe tenerle e le, le donne sulla scacchiera. Il nero vuole fare un po' di cambi di pezzi e alleggerire la posizione, però deve anche stare attento a farlo nel modo giusto perché per esempio cambiare in D4 vuol dire permettere la centralizzazione del cavallo, no? Sì, il bianco non vuole catturare in B6 altrimenti favorirebbe il nero. Il nero a sua volta non vuole catturare in D4 perché favorirebbe il bianco, quindi siamo un, una certa fase di stallo al momento in cui sia il bianco che il nero stanno cercando di riposizionare i pezzi nel, nel migliore dei modi. Secondo te Giuseppe è possibile una linea come donna per D4, cavallo per D4 e poi cavallo per B2? Perché è la prima cosa che bisognerebbe guardare in questa posizione è con nero visto che stiamo peggio e se abbiamo la possibilità di guadagnare un pedone e entrare col cavallo in B2. Sì, il nero deve cercare... Contro o comunque riuscire a cambiare, ad alleggerire la posizione in maniera però non sfavorevole. Quindi questa è sicuramente una possibilità. Uh, la prima idea che mi viene in mente è una semplice torre B1 mm -hmm. e sul cavallo D3 anche una torre N3. Ok torre N3 però permetterebbe cavallo C5 in questo caso esatto. e quindi tiene B7 questo, questo cavallo nel momento in cui non esiste più un pedone B in C5 trova una bellissima casa eh. ok No, così è perfetto un avamposto perché non può essere più poi cacciato esatto sì. quindi effettivamente questa linea Quindi torre B1 forse non è la più precisa intanto sull stando sull'attualità il nero ha sì cambiato le donne questo non mi ha sorpreso però ha scelto invece di giocare una mossa abbastanza sorprendente. Ha giocato Alfiere E 8, non so tu, Giuseppe, ma io okay. questa non me, ti devo dire la verità. Non me l'aspettavo. Adesso immagino che il Bianco abbia la parte sua la possibilità di giocare B3 e tenere il silpedone e, 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 e allontanare il cavallo da C4. Eh, probabilmente è per uh, evitare di esporsi ad e un 6. Che creerebbe praticamente buchi nella posizione uh, del nero e quindi su E6 magari rispondere con una F5, ad esempio, quindi non è costretto a, a catturare o a distruggere la Certo, Giuseppe, la, sta facendo vedere che nel caso di E6 il nero potrebbe giocare potrebbe pensare di giocare F6 oppure meglio F5, perché il rischio di fare F6 che poi arrivi, arrivi F5 del bianco. Invece, se faccio F5 col nero. Cerco di guadagnare un po di, un po' di spazio. È vero che il bianco può giocarmi lo stesso G4, eh, che è molto interessante. Però diciamo che è una possibilità. Tornando a noi, Giuseppe. No, è però Mar è molto interessante quella cavallo per B2. Stavo ancora a interessante. Forse E6 su cavallo Forse per B2. Cavallo no, per oppure, B2. siccome c'è que quel problema di cavallo D3, magari effetto prima un cambio. E poi gioco torre B1 per evitare che cavallo di 3 poi uh, venga rimosso con il te con tempo. Okay, Quindi magari fare torre per C8. Invece 3. di fare 6 di fare torre per C8, torre per C8 e adesso torre B1. Il cavallo sì, deve tale, allontanarsi, no. diciamo che va comunque in D3. E adesso con torre per B7 attacco l'alfiere in D7. E tra l'altro in caso di spostamento dell'alfiere non so, alfiere a4 ho la possibilità, beh alfiere a4 addirittura mi espone a torre per a7 ma anche nell'ipotesi migliore di alfiere e8 c'era comunque la possibilità di scegliere fa torre per a7 e torre per e7 però e Matteo qui... comunque non è chiara non, mm. è, non, non è chiarissima perché effettivamente forse il nero ha un controgioco perché d per e5 sì il bianco, il bianco, effettivamente, adesso mh, se cattura riprende di cavallo e quindi sostengo, sostengo l'alfiere. E poi cerco controgioco sulla seconda, che diviene veramente molto pericolosa per, per il bianco perché il re uh, è molto esposto. Però mi sembra che qui anche quindi, il pedone D, che ha tre case della promozione, sia un pezzo, un, una for, un, cioè un pezzo, sia una risorsa. Molto forte per il bianco e col cavallo in D4. Controllo la casa C2, no? No, però invece di. No, non a fiere 8, ma cavallo per i 5. Ah, ok. Infatti adesso le cose mi tornano in modo diverso. cioè in questa posizione, cavallo per i 5, però ti mangio, no? No, no, di per 5. E5 F per 5, però di per 5, io ti mangio l'alfiere in D7. Ah, e beh, così però prendo il D4 e tu prendi di 4 assolutamente. E eh, qui è una linea io diciamo che prendo in e7, però adesso anche il pedone d è molto pericoloso, no? Eh, sì, eh, però così preferirei il nero, perché il sì. bianco ha molti problemi con uh, questa sono, con h 2 al 2 anche perché il nero può contare anche su un po' di aiuto da parte del re, mentre il re del bianco è completamente tagliato fuori. Però senti, sì. torniamo dopo Giuseppe torniamo alla partita. Il Nero ha giocato al Alfiere 8, che è una mossa che per me rimane un po' eh, così. Non mi convince, sinceramente, fino in fondo. B3 è normale, cavallo B6. E poi ha giocato eff effettivamente E6, o è la mia linea? No, ha, sì, giocato, ha giocato E6. Ha giocato E6, ma poi il, il Nero non ha giocato F5, forse per paura di G4 di cui parlavamo prima. Ha fatto F6. È arrivata comunque G4, torre C5, adesso minaccia di raddoppiare le torri con torre C8, dunque il bianco ha catturato, D per C5, cavallo E2 per riportare questo cavallo per esempio in C3 da dove difende il pedone di 5, cavallo C8 per aggiungere un bloccatore sulla casa di 6, torre C1. E cavallo di 6 lasciando in presa il pedone C5. Eh sì, ha dovuto sacrificare quantomeno. Per, per, per il tempo e della mangiare, Giuseppe, ma non poteva giocare, non poteva giocare la risposta. È no, non poteva giocare B6 perché con un alfiere che punta così sulla torre arriva immediatamente una mossa come D6, e si perde la partita perché poi arriva a D7. Sì, esatto. esatto, Dunque, sì. deve giocare Purtroppo il cavallo il nero di 6 e scordinato. adesso ci aspettiamo come è avvenuto torre per C5, re F8, re G3 centralizzando il re e A5. Direi che il bianco ha una posizione fantastica. Credo già vinta al gioco corretto a questo livello. Sì, il nero molto molto passivo, sta cercando in qualche modo di di assorbire quanto più possibile i colpi però comunque ha dovuto già cedere un pedone quindi ha già materiale il meno ha svantaggio di spazio è abbastanza importante adesso ad esempio il, il bianco minaccia subito di giocare un A4 che congioli, congelerebbe completamente la, la posizione tutta la posizione del nero e riposizionare anche l'alfiere con via alfiere F1, alfiere D3 anche qui è singolare che abbia giocato prima F6 e poi F5 avrei giocato immediatamente F5 subito all'epoca mm. all però comunque non... il pedone comunque il materiale sarebbe andato dello stesso quindi non penso avrebbe fatto tantissima differenza se non avere la possibilità di fare F per G4 che adesso Carlsen praticamente scongiura giocando G5. Vado a recuperare se riesco le telecamere. Oggi le dobbiamo tenere un po' a singhiozzo perché, come vi dicevo, per questioni di produzione da domani le riavrete nella modalità consueta. Però per questioni di produzione dobbiamo attingere alle telecamere del canale francese invece che produrle da soli perché non saremmo mai riusciti a gestire. Eh, non riusciamo a gestire il video di Giuseppe, figuriamoci sia anche le telecamere dei protagonisti. Per un giorno solo vi chiediamo di avere, di avere pazienza e di accontentarvi, poi da domani riavremo la versione consueta. E comunque ogni tanto le possiamo andare a recuperare lo stesso, eh? solo che in questo momento non sono ancora accessibili. Ma fra poco lo saranno. Mm. Sì, mi piace veramente poco la posizione del, del nero. Il bianco ha un po' tutto. L'unica cosa che, che ha di buono il nero e che il cavallo e l'alfiere sono abbastanza ben posizionati, però non si vede come com dove possa esserci il controgioco, no. Sì. Ma l'idea è che comunque il, il nero non avrà mai alcuna intenzione di spostare il cavallo in D6. Che eh sì, è, esatto. praticamente crea un, un bunker praticamente della posizione. L'idea del bianco invece è quella di uh, riuscire a uh, alleggerire questa posizione, magari. Uh, giocando un alfiere F1 o una 4 subito, e poi piazzare un qualsiasi pezzo in B5 in modo tale che il, il nero è costretto a catturare, o comunque il bianco catturerà, e poi verrà piazzato dopo un alfiere in B5 un cavallo in B5 che possa in qualche modo rimuovere poi uh, il secondo pezzo. Però oh, Giuseppe, adesso lo fa in maniera avevo pensato in anche a un'idea Che è quella che è appena stata giocata Cioè cavallo E2 con idea cavallo D4 E poi al limite di andare dal col cavallo in, 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 in C6 un'altra possibilità che potrebbe realizzare il bianco È spingere, il, mettere un alfiero in F3 Poi giocare H4, H5 E poi H6 per sigillare il re del nero che lascerebbe sì, aperto che anche ai dei in futuro di sacrificare in G6 per andare a promozione col pedone H in un certo tipo di finali no? sì assolutamente. Il nero comunque sta a guardare quello che fa il bianco. bianco eh, questo è il problema, il più potrebbe... del nero. è il problema potrebbe di quando anche non hai vi... un piano attivo, no? Sì. Il bianco potrebbe anche virtualmente giocare rf 2 R3, rd 2 e fare tutta la, la scalata. Dall'altro lato, il, il nero è, è praticamente frizzato. Dalla, su entrambi i lati quindi non ha grandissimi uh, prospetti. In questo caso, tenta questa disperata avanzata con P4 e A4. Però, in questo modo indebolisce ulteriormente uh, la catena pedonale e quindi penso proprio che sia, des sia destinato comunque a cadere dopo anche una semplice cavallo c 6 effettivamente. Che non può essere catturato a causa di, di perci, quindi quel pedone, poi è anche su casa chiara. e Quindi la promozione della fire. Sì, intanto carsi mi sembra molto, molto tranquillo. Pure troppo tranquillo. Perché ho un'immagine di lui. Sì, è perché fondamentalmente è tutto sostenuto, uh, il re sostiene il cavallo in d4 e quindi non può in qualche modo essere attaccato l'alfiere tiene sotto controllo l'ingresso del cavallo in e4 e ha anche altre idee comunque di alfiere 2 quindi è sempre ben posizionato vicino al re la torre è anche in ottima posizione e non ha veramente ne sembra essere comunque impenetrabile la posizione del bianco chiaro e Non ha fretta, infatti, il sta semplicemente migliorando la posizione. Non ha alcuna fretta di, uh, di dare il colpo: insomma, un colpo decisivo. Non ha, tanto, il nero non ha, non ha mosse, non ha, davvero non può muovere alcun, alcun pezzo se non la torre. Quindi... Infatti, vi faccio vedere un'immagine di quanto è di questa, di questa sarebbe la classica immagine che piacerebbe all'avvocato all <ride> Carlo Marzano. Guardate quanto è tranquillo, Carsen in questa posizione. Una okay. giornata regolare in ufficio. <ride> sì. Va bene, senti, eh, intanto ci sono stati un po' di sviluppi, ma tutti a favore del bianco, perché cavallo ben centralizzato in D4, torre sulla colonna aperta, eh, re più vicino al centro, il nero è riuscito ad attivare la propria torre, però corre dei, dei bei pericoli. No? E altro piano col bianco, come dicevamo, è quello di fare in futuro H5-H6. Se non perde il pedone con G per H5. Sì, magari prepararla con torre H2 con una torre H2, 3, torre H2. O comunque sem semplicemente magari re 3. Però forse si espone a qualche trucchetto con cavallo B5. E quindi magari permette uh, questa intermedia di torre per B3. Scacco, quindi. Uh... Ancora c'è qualche oh, qua c'è ancora qualche cartuccia fra per poco, il nero. poco Giuseppe, possiamo fare un salto a vedere la partita eh, dall'altra parte fra so e i ehm, che nel frattempo hanno ricominciato la loro sfida, no? Sì. Non, non ti sento tanto convinto, perché volevi stare qui? No, 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 stavo. No, st mi ero ancora perso nelle, nelle manovre di cavallo. Ah, ok, ok, no, ho no, sentito un, se... no, eh, un, un eh, ero... sì, come dire, vabbè, no, pro no, se, se proprio dobbiamo, facciamolo. Ha giocato, facciamolo. <ride> ha giocato a torre B1 proprio per evitare quel trucchettino dell'intermedia di calo B5, penso, quindi mi ero un po' soffermato su questa finezza. Beh, comunque è uno spettacolo vedere... Uh, giocare Carlsen in questa, con una precisione veramente chirurgica una cosa eh beh, davvero questo, impressionante quando vai a stare male contro di lui eh, di solito non hai nessuna possibilità no? ok uh, quindi vediamo cosa, cosa dice So in questa nuova sto francese sto cercando di sistemare un attimo una cosa e poi eh, andiamo a vedere che cosa dice effettivamente Cosa dicono sull'altra partita? Eh? Ah, sì, posso comunque anticipare che è, uh, Nepo ha scelto nuovamente un'ulteriore linea diversa, sempre all'interno della, della difesa francese che in questo caso ha. Uh, come mossa a6 mm. e uh, b5 la spinta a6 b5 il piano con uh, questa spinta molto particolare e so replica appunto con una mossa molto raffinata che è molto di moda uh, negli, ultimi, negli ultimi tempi apparentemente innocua ma in realtà uh, è veramente antipatica da da affrontare per il Nero che è la mossa, la semplice spinta di A3, e anche qua, uh, Nepo gioca donna 5. Quindi la, con Però la, Giuseppe, principale. non ho ancora cambiato, sono ancora nell'altra partita. Se ah. mi dici così, allora a questo sì. punto andiamo a vedere l'altra. Perché, se no, i nostri spettatori non, non possono capire eh, cosa sta succedendo. Eccoci qua. Eh, tu parlavi di, di A3, no? E posizione sì. molto squilibrata eh, perciò con spazio per, per vincere per entrambi i colori la prima cosa che mi salta all'occhio è eh, che il pedone D5 è inchiodato sul range 8 e dunque il bianco minaccia sia torre per E4 che cavallo per E4 e infatti il nero gioca cavallo C4 scacco per chiudere questa diagonale si sì, è molto, molto complicata molto complicata e... Sono tutte quelle classiche posizioni della francese dove uh, c'è un equilibrio dinamico complicato, però sembrano essere comunque più facili da giocare per il bianco rispetto uh, che col nero. Sono molto estremamente tecniche e quindi il nero uh, ha bisogno di un, una forte conoscenza posizionale per gestire e riuscire a. Uh, a non far collassare questa, questa tipologia di posizioni sempre dovuto alla, uh, alla, alla strategia delle case bianche e quindi dell'alfiere dell fiere campo chiaro praticamente. Ok. Sì, cavallo C4 beh, penso sia quasi forzata al fiere per C4, perché Uh, andare via con il re sia l'unica uh, praticamente è re a2 per mantenere in a3 in realtà il pedone non si può comunque mantenere perché seguirebbe sempre uh, cavallo per a3 e re per a3 e poi torre per c3 quindi uh, penso che il bianco sia forzato a... alla cattura. Ok, infatti, nel complesso per per C4, preferisci per i due per colori? Per Preferisco il bianco, uh, unicamente non per una questione di chi sta meglio, chi sta, meglio, ma, uh, chi sta peggio, ma semplicemente per uh, una questione di, uh, di praticità, uh, di gioco, di, okay. eh, con cui mi sentirei più agio a giocare in questa posizione. È più facile giocare con il bianco perché il, 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 i Tanti, difetti per del nero sono evidenti. Possiamo far vedere che eh, Rajabov ha abbandonato perché eh, il bianco è riuscito ad arrivare in questo tipo di posizione assolutamente dominante. La torre in ottava che fa pressione sull'alfiere, il cavallo in C6 che fa pressione sul pedone in E7 ed è totalmente eh, dominato. Qui... Ehm, Dovrebbe giocare una mossa come Alfiere per C6, ma dopo D per C6 il Re del Bianco ha un'autostrada verso la casa B6, no? Sì, è stato completamente soffocato il nero, ma non, purtroppo sì. non aveva grandi, grandi reazioni, no? La polizia era anche... proprio brutta, no? Non, non, aveva proprio chance, non si vedeva una propria chance per, per il controgioco, quindi uh, il destino era abbastanza segnato una ventina di mosse fa. Eh sì, intanto ci dicono che Arnav90216 ci scrive, mi dispiace per Fabiano, per me ha perso la possibilità di passare al turno successivo, alla seconda partita, quando con il nero ha pattato ma aveva la possibilità di vincere e non ha sfruttato l'occasione praticamente a fine partita. Beh, è stato un match con, complicato e molto in equilibrio fino alla fine, no? dove Nepo è riuscito a vincere solamente agli spareggi, perciò è chiaro che quando un match va così sicuramente qualche eh, rammarico lo hanno entrambi i protagonisti, no? soprattutto poi quello, quello che perde. Sì, è un po' come il match, con, il match mondiale con Carlsen che l'ha portato fino allo, insomma, agli spareggi rapidi, purtroppo è, sembra essere quello il tallone d'Achille un po' di Caruana. Mm, sì, quindi come strategia ha pagato ancora una volta quello di portarlo insomma, fino alle ultime partite. Sì, diciamo che, che Nepo è un giocatore eh, a livello rapido e più naturale rispetto a Fabiano. Dunque se Fabiano non chiude prima... Io, comunque, qualche suggerimento gliel'avevo dato quando era venuto nell'intervista con noi. Gli avevo detto: Se ti casse, vai all'Armageddon, prendi il nero. Lui non era tanto convinto, eh? ma io ho cercato di portare le mie ragioni. E, e non so se l'ho convinto oppure no. Comunque, io ho cercato di dare una mano. Sì, sì. Insomma, si Va dice bene, sempre senti, che. Ritorniamo sull'altra partita. Allora. Sì, Nepo cerca, cerca contro gioco a tutti i costi, quindi cerca di liberare la diagonale per il suo alfiere, di far giocare insomma il pezzo critico della francese, cerca in qualche modo di dare un po' di spazio, un po' di aria ai suoi pezzi, uh, viceversa sarebbe appunto rimasto soffocato uh, dall'occupazione delle, delle, case, delle case scure, quindi in questo senso cerca... Di prendere spazio. È eh... che stia meglio il bianco. qua Sì, perché no, comunque non è chiaro dove vadano poi questi due pedoncini. ok eh, Il cavallo in 7. Fondamentalmente, il cavallo in 7 del nero è dominato dal cavallo in H4, che okay. sembra un pezzo cattivo. Però. In qualche modo tiene comunque a bada il cavallone 7 e lo tiene fuori gioco. E poi il cavallo in C5 contro Alfiere C6 eh, vince tutta la vita. Il cavallo in C5 eh sì, su questo e... è molto fastidioso. E... Quel quindi, non... sì, c'è qualche cosa che bisogna creare. Comunque, un blocco e non uh, evitare che il, uh, il nero possa spingere. però, dopo Torre D4, ad esempio, uh, che crea una fortezza, e poi a seguire, magari anche rimanovrare con G3, cavallo G2, cavallone 3 e poi portare anche il re il re molto vicino sui pedoni del nero quindi uh, non so quanta strada possano fare quanti problemi possano creare più di tanto certo adesso il nero è stato costretto a giocare di tre e... Chiaramente il fatto che debba mettere i pedoni sulle case bianche è un ulteriore... Ah, a parte, a parte che effettivamente cade quattro subito. Esatto, cade 4 subito. Chiaramente il bianco adesso cambia gli alfieri e questa è una cosa positiva per il nero che si libera di quell'alfiere, che non è che se fosse fortissimo, però come hai detto giustamente tu, adesso il bianco ha un pedone di vantaggio, il pedone di non sembra andare da nessuna parte e in più il bianco ha l'aiuto del suo re. Mentre il re dell'avversario in G8 è ancora abbastanza tagliato fuori. no? Sì. Adesso anche deve giustificare anche il compenso del materiale. In meno. Quindi eh, è vero che ha eliminato un problema. Ma adesso ne ha un altro. Quindi eh, deve assolutamente, in questo, in questo momento, cercare di trovare compenso per eh, il piano. Lo dicono adesso... Torre C2 scacco, ma il nero invece ha scelto. Cavallo di 5 in caso di Torre C2 scacco. Ecco qua. E il bianco, presumo che potesse giocare Re B3. E adesso, però, non è chiarissimo dove. Penso comunque si, si possa rientrare. Uh, Forse comunque Re con F7. Cavallo 5 No, anche Cavallo di 5 rientra. Cavallo di 5 Diciamo che siccome è abbastanza sicuro di poter fare scacco quando vuole, ha fatto cavallo di 5, torre di 4. Ora ha dato scacco, re b3, e adesso ha dato scacco di nuovo con torre c3. C'è da capire se effettivamente è sufficiente per la patta, o il bianco può in qualche modo. Eh, stanno uh... ripetendo: eh? sarebbe un bel colpo per, per Nepo, visto che la posizione sembrava, sembrava svantaggiosa per lui. Eh, perché ripetono mm. Giuseppe? Perché il Re del Bianco si deve allontanare, altrimenti. sul Re A4 effettivamente comincia a diventare pericolosa con, uh, dopo Cavallo, cavallo B6 e Cavallo C4, penso. Ah, comunque gioca Rena no, 4. Ah, loro okay. hanno ripetuto, loro <ride> hanno ripetuto. Io volevo far vedere la linea che, di cui mi parlavi tu, no? Sì, penso cavallo B6, cavallo C4 come idea. E adesso e, e poi D2, ma non so se vada effettivamente da Beh, qui se, se vuole Si riesce a tenere un po' tutto. No, qui se vuole Scusami, dopo cavallo B6 il re del bianco è in difficoltà. No? Il, ma il massimo che riesce a ottenere, ed è tanto che non prende matto, è il perpetuo. Sì, sì ci sono delle... Però il nero mm. qui, eh, Devo... eh, dopo torre C3 scacco, alla fine il bianco ci ha pensato bene e poi ha scelto di giocare per vincere. E ha fatto re A4. E il nero non ha giocato cavallo B6 che guardavamo noi. Ha giocato cavallo E3 perciò ancora più, più ambizioso vuole puntare ad, alla vittoria adesso ah, minaccia torre giustamente... per a3 cavallo c2 eh? sì giustamente perché su Rea 5 c'è torre per a3 invece esatto. con cavallo b6 veniva minacciato il cavallo quindi giustamente sì cavallo in e3 è più precisa la stessa idea ma è più precisa eh sì mmm abbandono un secondo che mi faccio accendere le luci perché nel frattempo è un po' scuro qua visto che siamo sì. andati con la luce naturale adesso penso che il bianco uh, deve assolutamente risolvere il problema della torre della torre sospesa che minaccia sia torre per A3 che cavallo C2 con doppio attacco in torre D4 e, e il pedone A3 quindi in questo caso cerca di liberarsi con uh, la mossa b5 che però ad occhio dovrebbe comunque restituire il pedone dopo a per b5 re per b5 e torre per torre per a3 altrimenti il nero potrebbe anche considerare effettivamente uh, la mossa cavallo c2 in questo momento con uh, idea di torre per a tre e addirittura sarebbe scacco matto, quindi uh, il bianco è costretto a uh, spostare la torre in quanto minacciata dopo quello C2, quindi uh, giocare a un sacco di sa torre di otto scacco e poi liberarsi dalla, dalla morsa del, del matto. Ah, Matteo, mi sa che è caduta la, la trasmissione. E Matteo, mi sa che è caduta la trasmissione. È caduta, mi sa. Eccomi qui di nuovo con voi, Giuseppe. Ok. Intanto 55 secondi, 50 secondi per Wesley Soe eh, contro i tre, i tre minuti di Nepo. Sì, eh, diciamo che comunque il bianco, un po' che sta, <ride> sta cercando a tutti i costi di forzare questa, questo finale. Non ha torto, però adesso effettivamente uh, si è complicato abbastanza. Adesso, addirittura, da, Scusami, da un pedone avevo, in più, è finito. Con pedone in meno, una cosa sbagliata e l'ho tornato indietro. Questa è la posizione che abbiamo alla scacchiere ed è quella su cui stiamo. Sì, è da un pedone in più, siamo finiti da un pedone in meno. Eh sì, perché alla fine il bianco, forzando per non ripetere, si trova in questa posizione dove adesso sta cercando, vedi, di giocare sempre contro il re del nero. Eh? Lo tiene tagliato fuori dal gioco. Però deve stare molto attento. Perché comunque in conclusione, come dicevi tu, il bianco ha un pedone in più. E, e se riuscisse a far cadere un altro pedone fra quelli fra gli uno dei due rimasti al. Al bianco poi il bianco non ha nessuna possibilità di giocare per vincere, anzi deve giocare solo per pattare. Questo è molto interessante, soprattutto osservare che accade anche a giocatori del loro calibro oltre, insomma, a noi comuni mortali in torneo, <ride> quello appunto di uh, in qualche modo essere magari troppo ottimisti in una posizione anche a corto di tempo, quindi con un enorme svantaggio di tempo. E in qualche modo uh, effettuare delle scelte che uh, sono abbastanza discutibili. Quindi anche in questo caso, con svantaggio di tempo e magari la posizione non era chiarissima neanche a So, uh, si è lanciato in questa, in, questa li, in questa linea con Reina 4 e poi con... Tutte queste idee di temi di matto e problemi di promozione del pedone che effettivamente giustificavano poi alla fine il compenso, certo. il compenso del nero. Certo, e vedete che alla fine sta eh. andando come, come dicevamo, cioè che praticamente il, il nero ha forzato il bianco a cambiare il pedone D per il pedone F e ora in questa posizione non è detto che il nero riesca a vincere, però possibilità di vittoria per il bianco sono pari a zero. Molto bella la risorsa di, di Nepo comunque, la, uh, che è riuscito a trovare praticamente il sacrificio di pedone. Inizialmente non aveva un canto. Cambia le torri perché adesso il nero vuole giocare lui per vincere, perciò vedi taglia fuori il re del bianco portando la torre in e 7 e adesso quello che farà sarà cercare di centralizzare il proprio re. Molto difficile comunque vincere due pedoni contro uno, eh? però è chiaro che se c'è qualcuno che può farcela è solo il nero. Sì, uh, a, mm, comunque teniamo sempre presente che due minuti in più in questa, in questa cadenza, in questa partita è almeno un pedoncino in più anche quindi comunque avere due minuti in più sull'orologio può fare tanto la differenza e non essere costretto quasi al, al pre-move ogni mossa Eh sì, eh sì, eh sì Intanto vediamo se riesco a recuperare le telecamere dei due E semplicemente poiché uh, un altro aspetto da considerare è la presenza dei cavalli che uh -huh. a corto di tempo nelle partite blitz uh, di sono molto difficili da gestire e quindi uh, creano molte, molte problematiche. A corto di tempo è facile incappare in un doppio o uh, di non vedere una sequenza rispetto ad una, ad una diagonale di un alfiere. Quindi questo è un altro aspetto anche da considerare con, con poco tempo sull'orologio. Certo. E, e Nepo, appunto, ha tutto il tempo del mondo per riuscire ad organizzare qualche trappolina, qualche doppio attacco, qualcosa per guadagnare uh, anche quell'ultimo pedoncino del bianco in H2. Quindi, eh, non lo vedo benissimo so, in, questo, in questo finale, <ride> anche, okay. se, anche se teoricamente. Tecnicamente è assolutamente sostenibile, ma in queste particolari condizioni, mh, un po' meno. Insomma, Nepo è poi molto pericoloso. Sì, nel complesso, sono d'accordo con te, perché poi, come al solito, c'è anche un risvolto pratico della posizione. No? Intanto, dalla chat mi consigliano di favorire la diffusione del gioco degli scacchi favorendo qualche patta. Beh, ma non è <ride> nel torneo. Con... Sì, del torneo. Non <ride> okay. da escludere se, insomma, c'è il pass della giornata free in piscina o potrei, insomma, considerarlo di fare una fatta veloce. <ride> eh, ma non ho capito, la, la, eh, cioè, il, il gioco degli riscacchi lo dobbiamo, fa, cioè, favorire solo, eh, solo con le patte nel, nell'open del Salento? No, Giuseppe deve <ride> giocare per vincere. Poi le, il gioco dei scacchi. Lo, lo favoriamo in altri modi. Magari cominciando 3-4 <ride> giorni dopo. No. <ride> Io parlo ovviamente da organizzatore del torneo. Eh, adesso quel pedone in H2 effettivamente. Dopo torre H3, se no lo vedo benissimo. Eh sì, vediamo quanto manca poi fra... nell'altra partita. Mm. Allora, Carsen ha vinto e nel frattempo hanno già cominciato l'altra. Infatti, mi sembrava che fosse orario. Sinceramente, a me piaceva di più quando le partite venivano: cioè chi finiva prima aspettava che gli altri finissero e poi si ricominciava insieme. Eh, lo farò presente nella nostra Slack. Eh, questo circuito interno dove si discute un po' di tutti gli aspetti del torneo, eh, perché poi succede che ti sovrapponi con l'altra partita e alla fine seguirne due quando una delle due ha poco tempo è praticamente impossibile. No? Devi rimanere su quella dove uno dei protagonisti ha pochissimo tempo. Allora hanno giocato certo, magari. È... Per ottimizzare, perché magari se fanno gli spareggi, alcuni hanno gli spareggi. È chiaro nuovo. che dura meno la giornata di gioco per i giocatori se le partite finiscono prima perché non devi ogni volta aspettare magari 5-10 minuti. Allora, hanno giocato un gambetto di donna e poi sono rientrati nel Ragozin. Il nero ha giocato a K6, Solfire G5. Cambio in, in F6. E poi qui, Donna A4 scacco del bianco. Cavallo C6 è l'unica mossa che salva il pezzo in B4. E3 arrocco corto. Torre C1. Donna G6. E qui una mossa di chiaro stampo moderno, H4, che è stata certamente preparata mm. col computer. Questo è Stockfish. è, sì, è H4, l'hai è, riconosciuto. È il, marchio stock, sì, sì, è il marchio Stockfish H4 in qualsiasi posizione ti lancia. È molto interessante. È una linea che comunque ho il Ragosin, L'ho giocata anche diverse volte in tempi recenti. Ed è molto di moda ultimamente. E questa, però, effettivamente non, non mi è mai capitato di vedere né questa donna in G6, né tantomeno H4 come uh, per uh, in qualche modo rifiutarla uh, o co proprio confutarla, letteralmente perché donna in G6 non. No, non ho mai visto questa, questa idea. Quindi bisognerà capire se effettivamente H4-H5 è la giusta confutazione di, di questa Beh, mossa. Adesso comunque la donna alla G6 se ne deve andare, ne lo deve decidere cosa fare, se giocare donna F6 o donna F5. Eh, penso di nuovo sulle nere. Sì, io pensavo di più in F5. Donna F5 si espone un po' alle G4 e non, non, mi, piace, non mi piace granché, con alfiere 2 e poi G4 ah Tu la vedi in quel senso lì? Beh, anche questo, anche questo mm. è vero. È che volevo proprio impedire che il Bianco giocasse G4 e magari anche che mettesse una in D3. Certo, è vero che se poi può giocarla comunque diventa a quel punto uno svantaggio. Dall'altra parte. Sì, penso che l'idea è... è sacrificare eh. tutto. tutto penso eh, sì. vincere. <ride> certo. eh, che... Dall'altra parte, invece, siamo rimasti in un finale di torri. E il, evidentemente il nero ha dato il cavallo sul pedone del bianco e gioca per vincere però il bianco a, dovrebbe avere delle buone chance di patta l'unica cosa che deve stare attento il bianco è che il suo re ha difficoltà a rientrare no ah quindi uh, si è lasciato uh, si è lasciato catturare il, il cavallo per prendere sì, il pedone però... per prendere il pedone e avere due pedoni passati Adesso il bianco... Rie... Decision... Sì, scusa. Sì, decisione so. strana. Poteva cercare di... In Qui potrebbero ancora... ripetere nuovamente, eh, perché se il nero rigioca torre a 4 scacco, il bianco rigioca re 3, il bianco sicuramente non ha molti altri posti dove andare se non fare avanti e indietro, fa di 4 e 3. Il, nero, il, il Re del Nero comunque non ha ingressi, quindi non può in alcun modo sostenere l'avanzata dei pedoni. Quindi uh, è abbastanza fuori gioco. La torre deve restare sulla, traversa, sulla terza, altrimenti seguirebbe sempre una cavallo per G3. Uh -huh. uh, quindi i pedoni sembrano essere molto, molto fissi e non, uh, non, ci sono, non vedo possibilità di spinta effettivamente. Forse è stato troppo ottimista nel rientrare in questa... Ma forse non aveva nessun'altra che... possibilità, poi potremmo fare un salto indietro e andare a vedere il momento in cui è avvenuto questo cambio, però la cosa più probabile è che non avesse molte altre possibilità. Intanto, dall'altra parte, Carsen eh, Carson... sì, ha dato ragione a te, Giuseppe, perché ha giocato donna F6, però adesso gli è arrivato un torre H4 con idea torre F4. Giusto per dare, esatto, e poi G4 e dare... G5 esatto, <ride> perciò, alla fine questa G4 se la becca comunque. Se eh, vi... ma se fa H4 devi fare G4, cioè non, non ha senso se no, certo. non puoi arroccare. Vedete che ha giocato dopo H5, donna F6, torre H4 e adesso vuol fare, per esempio, Torre F4 e poi G4 oppure anche G4 senza, to... Beh, su senza torre F4? No, perché perde il cavallo nei 2 in quel caso dovrebbe fare prima alfiere E2. Sì, Dunque, oh, mossa da includere... 2, torre F4. sì, è un'altra mossa da includere assolutamente e uh, in qualche modo risolvere la posizione centrale, quindi fare una C per D5 in, uh, in modo tale da evitare una qualsiasi forma di rottura con E5. Quindi vero, bisogna Giuseppe, anche però è pistare... anche vero che quando giochi C per D5 poi apri la diagonale di questa alfiere che prima non giocava e poi gioca. Tu hai paura di E5 col nero? Il, sì, il problema è che E5 uh, in qualche modo mette in crisi la struttura del bianco e con il Re al centro non si può giocare. Quindi E5 è veramente pericolosa, a differenza della struttura con D4 e d 3 che può essere scardinata solo da C5, che non potrà mai essere realizzata. Quindi preferisco dall chiaramente... dall'altra parte hanno fatto patta, dunque non siamo più tornati sulla... Eh, sulla posizione precedente per il, motivo, il semplice motivo che rispetto a dove avevamo fatto vedere hanno semplicemente ripetuto sì e eh, no, l'idea di risolvere questa posizione per, uh, per il nero è assolutamente la, la rottura ai 5 viceversa non ha uh, non ha senso come come setup di cavallo c6 mm -hmm. uh, non può fare c5, chiaramente. Quindi, eh, l'idea in molte varianti è fare d per c4 e poi e5: di realizzare questa in qualche modo questa rottura. Quindi, se il bianco riesce ad obbligare il nero a catturare con il pedonè, eh, eh, praticamente si assicura anche una sicurezza del re in E1 che è totale sì sono, sono d'accordo con te come dicevamo l'unico svantaggio è quello di, att di attivare l'alfiere però la sicurezza del re in questi casi è il fattore numero uno a cui bisogna guardare no? assolutamente se si gioca qua wow, se si gioca in, questa, in questo modo per forza però raggio, penso lo sappia benissimo quindi uh, alla fine eh, per l'attaccante ah, è un aspetto venire, fondamentale mi hai fatto venire in mente ricordare una cosa Giuseppe che poi devo cambiare i i punteggi, perché a questo punto um, Carsen ha vinto dunque condu conduce per 2 a 1. Perché Dopo sì, tre partite, hanno e... fatto due pareggi sì. e una vittoria per Carsen. Che dunque conduce per 2 a 1. Me sì, mi è piaciuto molto l'approccio di, di Temur in questa, in questa partita, veramente. Okay. Eh... Penso sia assolutamente apprezzabile. È così che bisogna giocare contro Calzen, credo. Sia penso sia l'unica chance di in qualche modo metterlo in difficoltà. Beh, e con, il, eh, con il bianco è un, è un pochettino più facile, col nero un po' meno. Sinceramente, l'apertura che ha giocato prima non mi ha convinto, e sottolineo però che non era onesta indiana. <ride> eh, sì, una pseudo, va? una pseudo e si Eh no, perché è... cioè, si solo hanno giocato poi una specie di... Ing... di... Eh di inglese, è inglese. No? sì, è un inglese. È un inglese con G6, con la linea di fianchetto con G6, però è in inglese, esatto. sono linee tipicamente G7. Pe... Donna C7 era molto provocatoria comunque, quindi è stato punito giustamente. Sì, Donna C7 era provocatoria, que... sono d'accordo con te. Adesso ah, torniamo... arriva ai 5. Esatto. Torniamo a, a vedere. È arrivata ai 5 su C per D5, addirittura ai 5. Dunque, cari spettatori, a questo punto la partita diventerà ancora più violenta, ottima. La reazione di, di Magnus, sicuramente è, è quella la, la chiave. E 5 la mossa chiave Di questa, della del Così con cavolo C6. Di questa linea con condanna 4. Però, effettivamente i pezzi del nero sembrano essere comunque ancora molto sospesi. C'è il cavallo C6 che tiene l'alfier in B4 e davanti al pedone c'è questa torre centrale che è facilmente attaccabile un po' da tutti i pezzi. Quindi, c'è ancora qualcosa che non è che mi convinca tantissimo rispetto alla posizione del bianco, che è assolutamente al momento molto più solida. Uh, però effettivamente non è, non è molto chiara tra l'altro ecco D per E5 espone anche l'alfiere in B4 a torre per B4 quindi deve rilasciare penso anche la tensione con l'alfiere C3 a questo punto penso sia obbligata catturare con il cavallo no eh, Ace Master perché c'è la torre in presa sì No, ci, sarebbe seguito a donna per H4 No, ma aspetta perché parliamo di due linee diverse tu quale intendi? no, Ace Master diceva che invece di fare D per E5 giocare ah, okay. cavallo per E5, perfetto, giocare cavallo per può... E5 no perché come dice giustamente Giuseppe segue donna per H4, vero che c'è cavallo per C6 però il, il nero può inserire alfiere per C3 scacco torre per C3 e adesso si mangia il pedone in, in C6 il pezzo in C6 sì, c'è donna per C6 che attacca tutte e due le torri eh? dunque una linea comunque piuttosto complicata forse... per d'altronde se non prende in C6 non lo so, era interessante sì, eh... non era chiaro neanche cavallo per E5 poteva, la, la linea del nostro amico poteva essere interessante perché donna per H4 se però, forse, però... Il nero, forse il nero deve prima mangiare in, in E5 che mi però io non sono forzato c'è la solita la classica inchiodatura con alfiere di 7 non prendo cioè il tu C6 dici su cavallo per C6 invece che mangiare in C6 giochi alfiere di 7 ok sì, e sì. su donna per ah, però c'è donna per B4 poi tu mangerai in C6 ma forse allora ancora di più su cavallo per C6 prendo in C3 Torre per C3 e adesso gioco al Fire di 7. Esatto, esatto. Sì. Questo dovrebbe essere l'ordine sì. di mosse più preciso di tutti. Sì, fondamentalmente non ho fretta di rovinare strutture varie, poi c'è Re al centro e il pedonino H5. Invece, Giuseppe, le cose sono andate diversamente perché il Bianco ha preso in E5. Il nero ha catturato in C3 con scacco. Il bianco ha giocato torre per C3. A questo punto il nero può si prendere in E5, no? Deve stare attento però anche al pedone C7. D'altronde, eh, mentre donne E8 scacco può essere fastidiosa, ma c'è sempre l'H7. Eh, donna, donna E8 scacco però mi sembra molto fastidiosa. E sull'H7... E... Torre F4 può funzionare? Torre F4 con idea poi di catturare i 5 e fare afferri di 3 scacco. Mm. Dunque tu suggerisci, Giuseppe, donna e 8 scacco. Re H7 a questo punto, torre F4. Sì. Donna, diciamo D6. Donna di 6, poi non so se hai problemi anche su F7. Ah no, aspetta, ho matto però. Eh, perché no, non su, matto. Su, cavallo, su cavallo per E5 posso fare torre di 1, su Re. Eh, E2, però forse vado in, vado in don, F3. Donna, esatto, donna di 2, Re F3. Alfiere g 4. Alfi g 4 se lo mangiano, no? Ah, fiore G4 guadagna la donna. Hai ragione. La donna scusa, soldi. è giusto, è giusto, al fiore G4 scacco. Adesso diciamo sempre un re ballerino. Con, eh, diciamo che fa che fa, diciamo che fa torre per G4. E a questo punto il nero si mangia la regina. No, no, così non funziona. Sì, effettivamente è un po'. Non è, non è, non è semplice perché effettivamente questa intermedia della, della minaccia di torre D1 uh, potrebbe essere fastidiosa. Quindi forse è meglio coprire con uh, torre D4 allora forse, per evitare forse. Che... anche perché la torre in, in H4 adesso ha finito un po' il suo ruolo in H4 o va in F4. O va in D4 che sono due posti che dove tutte, in tutte e due, in entrambi avrebbe un senso, no? Sì, sì. Uh, Però effettivamente questa donna di 6 è molto interessante perché ho la casa in D1, quindi forse è più torre D4. Comunque, una linea molto. molto a... Magnus, l'unico difetto che ha, a mio avviso, è sempre quello di ogni tanto di tendere a esagerare, nel senso che lui conduce 2 a 1 e gli manca solo una partita, no? Un giocatore normale avrebbe giocato in modo solido, cercando di livellare il vantaggio del bianco per puntare alla patta e vincere il match giù e mezzo e mezzo. No? Lui bello tranquillo, ha giocato una linea violentissima. È chiaro che se perde, l'altro in un colpo solo recupera il punto di svantaggio. Sì, magari è anche una cosa proprio psicologica sfruttando proprio la sua vittoria, in qualche modo per uh, evitare che l'altro sia eccessivamente aggressivo essendo tu a tua volta in maniera <ride> non lo so poi non, non so cosa scatta però effettivamente la logica imporrebbe la cautela uh, però effettivamente sì, secondo me in termini in... probabilistici visto il livello e come è strutturato il gioco degli scacchi non sempre è necessario prendersi tutti questi rischi no? sì No, Magnus 96 non è difficilissima da trovare. Perché, no, infatti, uh, è abbastanza spontanea. La comunque. torre, no, perché la torre è impresa dopo cavolo per F3. Quindi quella torre deve essere rimossa eh sì. e non ha tantissime case disponibili. Qui... Abbiamo provato Torre F4, certo. però c'è effettivamente Torre D6 che può dare fastidio. Quindi onde evitare questa, questa linea proprio Torre T4 e alla prossima c'è sempre cavallo per i 5 palfiere di 3 scacco, quindi l'idea il tema è, resta sempre lo stesso. E adesso la torre però è in presa perché il nero minaccia cavallo per f3, quindi deve essere eh spostata. Sì. O la mette in d4 o la mette in f4, proprio abbiamo visto che beh, noi prima naturalmente su torre f4 tentavamo le linee violente, teoricamente su donna d6 uno potrebbe di nuovo giocare torre f4. Però allora torre di 4 Però allora perché non giocarla subito? Sì. Perché minaccio Cavallo la torre. E quindi scacco. So mangio adesso torre per D4. E questa è fastidiosa, no? Perché mh, col bianco, perché devo arrivare in questa posizione? Ah, e il invece segue. <ride> segue la mia torre F4. Perché mi sembrava quella più naturale. Però non so se effettivamente sia, cioè, torre sia la F4. migliore. Sì. E Carlsen anche sì. ti, ti segue con Donna di 6? Eh, beh, sono piccole soddisfazioni, <ride> nonostante sinceramente non mi sento oggi al meglio della mia forma e eh, sarà che. Ho fatto 1200 km nelle ultime 24 ore e ho, ho scaricato, caricato e scaricato il materiale, montato la sala di gioco e risolto tutta una serie di problematiche. Non è che proprio oggi sono al meglio dal punto di vista dell'analisi, però, almeno donna di 6 sono stato fortunato. E <ride> l'ho giocata come ha giocato Carsen. Un'altra okay. considerazione è che ha ben 8 minuti secchi, in meno. Quindi. Effettivamente sembra essere. Ma sei sicuro che l'abbia giocata? Perché a me non mi risulta mica. No. No. Ah, no, sì, sì, sì. L'ha giocata, scusami. Io vedo che sia la. No, live, no, l'ha gio giocata, l'ha giocata. Era il live chess viewer che non, che non si era aggiornato. Sì, sì, l'ha giocata donna di 6. Adesso il pallino è dalla parte del bianco. Che La giusta... Torre F4 è, è la mossa più istintiva e naturale che possa esistere. E magari non vince, vinceva Torre D4, come scrivono in chat. Può essere, Quasi. però effettivamente Torre D4 è. Torre F4 è quella più, più naturale. Intanto ehm, mi sa che gli amici dovete fare un refresh. Grande Tiz, eh, dobbiamo fare un refresh. Ma siamo tornati in linea, Giuseppe? Sì, la vedo la trasmissione. Tu la vedi? Mi confermi che siamo tornati? Sì, sì, sì. sì, allora è solo che sì, io sì, ho, ho un po' di delay sul, sul, mio, ehm, sul mio Twitch perché prima eh, OBS ci ha abbandonato per 30 secondi e poi si è riconnesso automaticamente. Intanto, salutiamo Tiziano di, tiz, di tiz TV che è venuto a trovarci. E che stasera affronterà una difficile sfida, ehm, però io sono fiducioso che ne uscirà vincitore. Deve solo mantenere la calma. E altro, altro, mm. no, altro non posso dire. Situazione... Non spoleriamo troppo. Sì, anche per altri motivi. Eh, non spoilereremo <ride> troppo perché non possiamo dire nulla però se Tiziano sa che gli vogliamo bene siamo con, siamo con lui allora niente mi piace comunque la posizione cioè, nel senso è una semplice mossa di attesa come per dire adesso comunque continua a minacciarti calo per E5 e c'è anche F7 impresa. quindi eh, l'alfiere è inchiodato quindi non può andare in E6 per in qualche modo tenere la certo. posizione quindi effettivamente uh, non sembra essere semplicissimo perché tutti i pezzi sono sono legati e non ha non, ha, non sembra avere grandi ingressi il nero la semplice Alfire 2 uh, para tutto infatti deve trovare qualcosa di eh, non saprei di, boh, un F6 non, non so è veramente una una scelta abbastanza radicale deve fare perché non, non vedo mosse semplici per salvare F7. Eh, sì, nel complesso, eh, ha giocato F5. Guarda, Ah, gioca F5. Ok, è ah, chiaro sì, che come dicevi tu, auspicavi una scelta abbastanza radicale. La scelta abbastanza radicale è arrivata perché F5 è piuttosto radicale. Eh? Sì, diciamo che ha un vantaggio. Ha un pro che sarebbe quello anche di coprire, e di ostruire la diagonale b1 h7 quindi uh, in qualche modo elimina anche idee con alfiere d3 quindi... adesso due, certo, due il... possibilità Giuseppe o cavallo d4 oppure cavallo per e5 sì deve, uh, sicuramente la mossa di cavallo è quella che insomma si presta di più in questa posizione e c'è da capire come sfruttare al meglio la posizione esposta del, del Rinero se può essere fatto via uh, via ecco D4 ok oppure no, for, cavallo H4 mi sembra un po' eccessiva sinceramente metterlo un po' ai margini <ride> no. però è, è... sì cavallo D4 è quella più naturale intanto è ricominciata l'altra partita fra Neponiaci e Wesley Su so, hanno giocato un ehm, attacco indiano sulla, sulla francese, diciamo di impostazione fischeriana, perciò in attesa che qui le cose proseguano, ci spostiamo un secondo sull'altra partita, giusto per farvi vedere di cosa stiamo parlando, anche perché stanno giocando velocissimi, perciò hanno già fatto 12 mosse in eh, un minuto. Tutto questo è già stato sì. giocato nel passato, eh, Fischer era un... Ecco, l'unica cosa un po' particolare è che su alfiere F4 il nero ha giocato A4 e il bianco con una regola base di questa posizione non deve permettere che il nero faccia A3 e fa lui A3. E qui il nero ha preso, il bianco ha mangiato di B perché vuole mantenere il controllo della casa B4. Il nero ha giocato torre B8 prendendo la colonna e il bianco ha giocato cavallo E3. Ma io ti dico la verità, Giuseppe, io non ci ho mai capito niente di queste posizioni con, né con un colore né con l'altro. <ride> Quando... Allora, è molto, molto simpatica come cosa, perché in qualche cioè, modo... è <ride> No, no, no. <ride> è, è rientrato praticamente in una linea che molto spesso si raggiunge uh, giocando anche la stessa francese. Quindi con E6-D5 c'è l'attacco indiano, con D3-E4 certo. cavallo D2. Quindi è lo stesso identico schema. E infatti, in, in, per quanto riguarda questa tipologia di posizioni, non c'è molto da capire a livello teorico, ma uh, bisogna conoscere i temi, la struttura e, e la, la strategia. Perché la teoria, queste sono posizioni che possono scaturire da più tipologie di varianti, però è importante conoscere i temi, come ad esempio... Uh, Uh, quello che ha appena giocato il bianco, che è C4, il sì. punto di rottura praticamente della, uh, della posizione, perché mette in crisi il centro del nero e cerca di creare non solo l'apertura, favorire l'apertura della diagonale dell'alfiere, dell ma anche creare delle, uh, degli indebolimenti sulle case centrali. Ad esempio, su D4 ci sarebbe una casa in E4 splendida per, uh, per il bianco. Quindi, questo è il, è il primo tema tattico centrale. Poi ci sono delle alt altre partite tra cui anche giocate dallo stesso um, Kasparov di Bianco che sono puramente di attacco, che riguardano proprio l'attacco indiano e che invece interessano più manovre sull'Alo di Re. Quindi con cavallo H2, cavallo G4, H5 e poi sacrifici vari con cavallo per H6 o donna D2 e poi affere per H6. Quindi ci sono due approcci diversi in questa uh, in 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 questa, in questa rete, in questa insomma indiana di re, è, una, un po una, è un attacco indiano praticamente. Quindi uh, ci sono due approcci che il bianco può utilizzare: o andare in attacco oppure giocare al centro con questa tipologia di rotture. Naturalmente, il nero uh, cerca di mantenere fissi i pedoni C5 e D5 per controllare al meglio le case centrali, quindi gioca a cavallo B6. E adesso il bianco potrebbe in qualche modo sfruttare sia la, la B A, aperta oppure magari cercare fortuna proprio sulla la di re. Perché una volta che elimina l'attaccante sui 5, adesso il cavallo F3 potrebbe essere anche riposizionato con manovre come cavallo H2, cavallo G4, e quindi andando uh, all'attacco con H5. E ed Eventualmente, appunto, a case sulla sulla la dire. Quindi penso che adesso uh, Nepomniacci debba decidere uh, quale strada insomma intraprendere. Ok, mi sembra chiarissimo come, come concetto, eh, Giuseppe. Allora torniamo qui a noi. Cavallo B6. Mm. Però, visto che la situazione si è stabilizzata, tornerei nella partita di Carsen perché volevo vedere come si era risolta la famosa posizione. Eh, noi li abbiamo abbandonati dopo F5. Il bianco ha giocato cavallo D4, che era una delle due proposte che avevamo fatto. Adesso si minaccia cavallo B5. E da B5 il bianco attaccherebbe la donna in, C in D6 e il pedone in C7. Dunque, cosa fa il nero? Impedisce tutto questo giocando c6. Implicitamente il pedone sostiene anche la torre in d5. Cavallo per f5. Donna di 7. No, scusami. Donna di 8. Donna di 8. Infatti, mi sembra strano mettere la donna in una casa come Dio. E il bianco mi sembra che non abbia casa in questa posizione perché non ha modo di ritirare la donna. Il bianco, se potesse, cercherebbe di non cambiare le donne, no? Perché il re del nero è più debole del re del bianco. Però deve farlo. E poi ricentralizza con cavallo di 4, alfiere di 7, torre 4 attacca il cavallo, torre 8, torre c5 attacca nuovamente il cavallo, cavallo f7. Beh, direi che Rajabov è in vantaggio, perché ha... Sì, beh, sì. Un pedone, in più, un pedone in più. Esatto, e poi ha una posizione dei pezzi eh, più, più ariosa, più centralizzata rispetto al nero, no? Sì, c'è questo diciamo, 4 contro 2 che è veramente, uh, è, è fa ha, ha già virtualmente un pedone passato, il pedone è un pedone passato, quindi mm -hmm. uh, quello può essere sfruttato per, per la promozione. E basterebbe semplicemente riuscire a fare uh, ecco alf alfiere G6, uh, quindi in qualche modo portare uh, fuori l'alfiere prima di giocare la, la spinta N4. Forse e qui il alfiere D3 potrebbe essere una possibilità. Cosa ne sì. pensi, Giuseppe? Sì, 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 sì fiere D3 mi sembra abbastanza standard. E infatti, devo perché aggiornare, comunque... perché nel frattempo sono state Era. giocate alcune mosse sì l'idea di piazzare una fiera in G6 comunque che sembra Infatti, essere Infatti è arrivata, un è arrivata praticamente... proprio alfiere D3 il nero ha dovuto togliere la torre perché si minacciava lo scacco di scoperta mangiando in E8 ha fatto re H8 cambio in E8 e poi B4 con l'idea di giocare in futuro B5 e aprire la colonna C per, valori per eh, valorizzare la torre in C5 no? cavallo D6 alfiere G6 guadagna Tempo attaccando la torre e impedisce al re in futuro di uscire dal, dall'ottava traversa. No? A4, re g8, re e2, cavallo e4 che attacca la torre in c5, torre in c2 e cavallo f6. Comunque il bianco sta chiaramente meglio. Sì, sinceramente non avrei uh, spinto B4 avrei spinto B4 semplicemente per evitare mm. qualsiasi uh, rottura con C5 quello sì però A4 non, non sei meno convinto personal... cioè in questa posizione eh... però là, no avrei se... giocato A3 avresti giocato A3, A3 per A3, sostenere okay. B4 Sì, ah. e poi comunque mi sarei soltanto preoccupato di fare F3, 4 eccetera eccetera quindi non avrei uh, esagerato con queste spinte Uh, dall'altro lato avrei giocato chiaramente sulla mia, sulla mia maggioranza con f3 e4 non su a4 b5 poi chiaramente e ti faccio poi... una domanda invece <ride> giocare al re d2 ed eventualmente con l'idea di fare f3 ed eventualmente esatto, sì. su cavallo e4 giocare alfiere per e4 torre per e4 f3 come la vedevi? Sì, li, assolutamente. L'idea è che bisogna andare a promozione, quindi il pedone passato deve essere sostenuto e quindi giocare F3-4. e Mi sembrava abbastanza... E poi prendere poi anche chiaramente idea, esatto. spazio. Poi l'altra mia idea sarebbe quella di mettere tutti i pedoni sulle case bianche, così ho il re centralizzato e l'alfiere dell'avversario è molto limitato, no? nel, nel suo sì, gioco. Perché sì. poi in futuro voglio giocare anche G4 esatto. e chiudere come in una sì. gabbia intorno all'alfiere in D7, no? Dunque, sono fortissimo e a questo punto io direi che <ride> ho il coniglio sul, nel forno e fra poco vi abbandono e lasciate andare avanti te, Giuseppe. Sì, no, io personalmente avrei giocato impostato così questo finale, mentre Raggio probabilmente è talmente convinto che comunque anche il pedone passato del nero, che sia, che sia B futuro, non, non, non lo preoccupa per niente e mm. quindi gioca anche dall'altro lato. Uh, io personalmente avrei prima... Dato priorità alla mia maggioranza, e poi magari avrei, uh, avrei lasciato preoccupare per quasi nero di creare il pedone passato dal, da quel lato e non favorirlo in questa maniera come, come insomma sta avvenendo in partita. Sì, sono, sono nel complesso. Sono, sono d'accordo con te, Giuseppe. Sicuramente è vincente lo stesso, nel senso che la posizione è chiaramente vinta per il bianco, sì, ovviamente. Però uh, dal punto di vista veramente diciamo, tecnico-didattico, <ride> uh, la maggioranza è il 4 contro 2 rispetto al 2 contro 3. Quindi sono un giocatore un po' classico da questo punto di vista. Ci sta, sono nel complesso sono, sono d'accordo con, con te. Vediamo se... E Rajavov riesce a vincere questa partita e a trascinare Carson, eh, beh, in questo caso non ci sarebbero gli spareggi perché siamo alla prima delle due giornate, no? Perciò, semplicemente chiuderebbe la prima giornata con un, uh, una, un, un, un punteggio di 2 a 2, che sarebbe comunque un buon risultato, eh. Sì, visto che in questo match. momento, sta perdendo perciò. Sì, no, eh, beh, lo vedo assolutamente lo vedi tonico. Uh, sì, sì, sì. Non... Lo vedo abbastanza tranquillo. Anche dalla webcam, non... non mi sembra particolarmente affranto come la partita precedente. Insomma, beh, la posizione della partita precedente era veramente brutta. <ride> vabbè ma è colpa sua aveva la possibilità di giocare all'est indiana invece ha giocato un c5 per rientrare nel benco o nella moderna benoni ed è stato punito in modo sì, indagabile si ha osato un po' troppo <ride> ok allora ci dicono che la posizione è cambiata assolutamente purtroppo ogni tanto qui non so se è una questione mia del computer o come fa ogni tanto il live chess viewer ogni tanto smette di di, di aggiornarsi da solo allora il nero ha giocato re g8 in questa posizione il bianco ha fatto re e2 è arrivata cavallo e4 torre c2 cavallo f6 b5 almeno è stato coerente con quello che ha giocato a6 b per a6 b per a6 e adesso torre b2 alfiere e8 proponendo il cambio di alfieri torre b8 e ora forzata re f8 Ok, adesso il bianco, e forse può giocare torre A8? Sì, sì, effettivamente è andato per uh, il famoso killeraggio, cioè non gli frega mai niente del finale, <ride> praticamente okay. subito chiude. Quindi non Beh, ha... Diciamo che anche se lui riuscisse a guadagnare il pedone A, poi deve semplicemente cambiare un po' di pezzi e gioca al finale, per esempio, di cavalli, quattro pedoni contro due, che dovrebbe essere con questo tipo di struttura facilmente vinto ah penso che una volta che do se dovesse cadere il pedone A penso che non abbandone abbandonerebbe subito quindi uh... però adesso effettivamente così diciamo si è riproposta la stessa, stessa posizione a parti inverse perché adesso per me è Carlsen, non quello che non ha mm. non ha mosse quindi è un po' il karma, il karma della partita precedente. Intanto, come dice giustamente Febibor, il coniglio, visto che io non sono andato a completare la sua cottura, è scappato. Lo vedo girare qui per, <ride> per sotto gli ulivi del, del Salento e ormai a, eh, andarlo a riprendere poi non è facile eh, una volta che ti scappa il coniglio. Eh, va bene, eh, direi che lasciamo un secondo questa posizione e andiamo a vedere... Quella dall'altra parte fra Neponiaci e So Perché nel frattempo è arrivata Credo al clou della complessità eh, Scusate C'è un po' di tutto il, Entrambi hanno tantissimo Tempo sull'orologio per essere così, Sempre una partita rapid eh, Però ci sono Anche tutti i pezzi sulla scacchiera no? eh, L'impressione È che il bianco stia, stia bene Però anche il nero qualche cosa Ha combinato no? perché sta facendo Pressione sul pedone in A3 e ha dei cavalli belli volitivi no belli belli attivi vuoi sì, dire si Giuseppe, lanciando... chi, chi sia in vantaggio perché la posizione è ancora abbastanza confusa allora in linea, linea mh, puramente tecnica paradossalmente quel pedone a 4 era più un fastidio per il nero che un diciamo un punto di forza uh, poiché Comunque, ostruiva la, la quel pedone A del nero A3? È destinato comunque a cadere, non ha, non ha grandissimo futuro. A differenza del pedone C5 del nero, che invece è veramente un, un, un caposaldo, quindi è protetto uh, in maniera penso di, che non, non può essere attaccabile in alcun modo. E poi, soprattutto, controlla la, la casa centrale D4 che è che la casa in cui sono concentrati tutti i pezzi del... Verso... verso la quale sono concentrati tutti i pezzi del bianco, quindi è una casa fondamentale per il bianco che non ha. E, e poi al momento opportuno il pedone A comunque è destinato a cadere. senza contare che il pedone D3, il pedone arretrato, questo pedone uh, del bianco è uh, anche, anche questo molto molto debole. Quindi, Adesso uh... dire, è riuscito a mangiarsi il pedone A3 e ha riequilibrato... Ehm, la, eh, lo svantaggio materiale adesso entrambi sì. hanno una debolezza il bianco ha la debolezza in D3 il nero ha una debolezza in C5 eh, il bianco forse ha i pezzi un po' più attivi però il nero ha qualche idea per esempio di fare un alfiere A6 e con una, una, una torre di 8 che comunque gli danno buone possibilità di controgioco Esatto, il nero non mi dispiace, perché di, a differenza del pedone D3, il pedone C5 uh, controlla una casa centrale, che è, sarebbe molto molto utile per il bianco, quindi uh, è assolutamente in qualche modo è molto più attivo il pedone C5 rispetto a D3. Quindi penso che più o meno la posizione sia estremamente equilibrata. Non, uh, um, non vedo... sì, effettivamente adesso Alfiera 6... Dovrebbe cadere all'istante il pedone D3. Cade D3, cade C5 e la posizione dovrebbe essere um, abbastanza equilibrata. Sì, dopo il G5 mi sembra corretta. il fila 6 non vedo particolari minacce. Sì, sono, sono d'accordo con te nel, nel complesso, Giuseppe. Intanto, fra poco ritorniamo a vedere l'altra partita perché mi sembra che Rajabov sia arrivato un po' alla situazione in cui voleva pervenire, no? E eh, sì, si è riuscito a cambiare qualche pezzo? È arrivato in finalino? Sì, assolutamente. <ride> è andato nel classico finale che voleva con. Eh... Ehm, con eh, quattro pedoni contro, contro due, in più questi due hanno una, sono bloccati con una casa debole in G6, dunque tutto piuttosto pos positivo sì. dal suo punto di vista per cercare di riequilibrare il match. No, ma più che altro per rispondere in chat che non si spiegano perché gioca per vincere da nero, ma in realtà Kasen non è che ha giocato per vincere, è il bianco che ha giocato per vincere. Cioè, Kasen purtroppo si è ritrovato praticamente. Uh, magari ha giocato in maniera provocatoria, ma non per vincere. Cioè, la, la, sua, la sua colpa è di aver giocato una mossa provocatoria com, come donna G6, però effettivamente aspettarsi una reazione del genere da Rajabo con H4, H5 e torre H4 è. È il bianco che ha giocato per vincere. Andiamo a far vedere la situazione finale dell'altra scacchiere e anche com è la come si è completata la partita. Noi li avevamo abbandonati, se non erro, in questa posizione. Il nero aveva appena giocato il re F8 e aveva tutti i pezzi a difesa dell'alfiere N8 che era inchiodato sul re in F8. Perciò il bianco tutto attivo, il nero tutto passivo. Cavallo F5 attacca la torre, torre 6 Torre A8 di cui parlavamo prima, attacca il pedone in, in A6. Cavallo D5, cambio in E8 e catturo il pedone A6. Cavallo F4 scacco, Re F3, cavallo per H5. Quello che ha fatto il nero è stato quello di cercare di cedere il pedone in, in A6 in cambio del pedone in H5. Il suo problema è che ha comunque un pedone in meno. Ma non solo. Arriva questo bel tatticismo del Bianco che di fatto chiude la partita. Cavallo per H6, cavallo e 4. Cavallo ritorna in F5. Adesso due pedoni di vantaggio contro il povero pedone G7. Rimasto da solo. Sì, questo è, no, è irrimediabile. Ecco, no, non sono come... d'accordo neanche che, che Carse bianco... la poteva fattare prima della spinta, ma il care stava semplicemente peggio. non Brutta partita e basta, non, stava peggio. Certo. Quindi è giusto, cioè, è tanto di merito per, per Rajabov perché non è stata a senso unico. Questa partita, sì, eh, chiaramente c'è anche della preparazione teorica, questa idea di H4-H5 eh, H4, con il bianco, eh, c'è un misto di tutto. Io rimango sempre del parere che Carsen esageri un po' quando non c'è bisogno di rischiare così tanto. Comunque fa anche parte del suo gioco, perché certe volte però gli permette anche di, di ritornare da delle situazioni dove altri invece sarebbero più in difficoltà, no? E altre volte in qualche caso invece lo costringe, cioè gli dà l'opportunità ai suoi avversari di rimettersi in corsa, quando magari un Wesley So invece ti tiene lì a giocare una posizione eh, dove devi dimostrare che vinci, no? però ci sta tutto alla fine quello che conta è il risultato pratico vedremo se, sta, poi carson, se poi alla fine carson domani vincerà il match e avrà avuto ancora una volta ragione lui altrimenti the show must go on, quindi non è che cioè, Beh, al altrimenti naturalmente visto. verrà attaccato pesantemente dalla nostra chat implacabile col solo magnus 1996 a provare a difenderlo <ride> <ride> ok torniamo adesso sull'altra partita e questa mi sembra adesso assolutamente finalino patto. Cosa, non... ne, cosa ne dici di questa? Chi sta meglio in questa posizione, Giuseppe? Perché è vero che il bianco ha un pedone in più. Però il pedone di 3 non mi sembra che abbia vita lunga. No, adesso cambiano tutto, cambia vero? la donna. Sì. Dopo torre per di 3, cambia anche l'Alfiere B7, quindi ci sarà una serie di cambi. E, diciamo l'unico che può. Vantare, ma una, un vantaggio microscopico è il nero a causa di questo pedonino 5 che è troppo spinto e può essere può diventare un problema ma uh, comunque il bianco è assolutamente solido, quel pedonino 5 non cadrà mai quindi mh, assolutamente piena totale parità. Dunque, presumibilmente ehm, dovrebbe finire in parità anche questo, questo match, no? Ah sì, proprio sì. sì. Decide proprio di, di semplificare alla massima potenza. Quindi sì, proprio quello che dicevo, pri dicevo prima. Trope di tre, poi Alfiere, Alfiere in b7 è cambiato e questo finale non, non c'è veramente niente. Dopo g6, h5, come struttura del nero e, e niente, nessuno e nessun, due possono far progressi. Naturalmente, um... sì, sì, il bianco ha un, posso... ha un yes. leggerissimo vantaggio di spazio, però è troppo poco credo in questa posizione per poter avere ambizioni di vittoria, anche perché il cavallo con i pedoni tutti sullo stesso lato ha una, una forza che è paragonabile a quella dell'Alfiere, no? Sì, eh, e la struttura del nero è assolutamente solida, quindi non può in, in alcun modo essere... Adesso ha giocato uh, G6, perché se il bianco provasse okay. a giocare H6, il nero gioca a cavallo F5 e vuole catturare il pedone, in caso di alfiere per F5 potrebbe comunque mangiare di, di E, no? E dovrebbe anche in questo modo, si sì, ha una leggera debolezza forse del... Della, però poi mi sembra che con solo le torri sia molto solido comunque il bianco non ha spinto in, in h6 ha giocato regi 2 al nero adesso gioca ovviamente subito regi 7 così in h6 non ci spinge più adesso fa torre h1 e la minaccia nuovamente e il nero fa un cavallo g8 io e te forse Giuseppe avremmo giocato h6 oppure addirittura no g5 e no, no ma forse h6 sì invece fa cavallo g8 Cosa gli dici, H6 era giocabile? Uh, sì, sì, assolutamente, Matteo. Assolutamente giocabile. In G6, sì. mangio di. di, di F e sto comunque... Sì, però se, se prendi. In, sì, sì. Se prendi poi in G6, poi faccio io H5. Dopo, quindi. Esatto, poi voglio fare H5 e mettere un cavallo in F5. E invece sì. ha fatto cavallo G8, a cui è seguita. Torre HC1 e adesso mi aspetto da, da parte del, del nero forse un'entrata una ah, un di torre forse anche mm, sarò troppo venale per una g per eh. h5 ah sì, beh però poi ti rifato torre h1 no? faccio re h6 ma come non sei, so, come sei materialista l'ha fatta in questo momento questa mossa suggerita da Giuseppe no, scherzo, è arrivata re però h6 anche no. torre h1 adesso si fa anche no, re h 6 no. Cioè no no, no re h3 anche... no, no, tiro cioè... indietro, sì, sì. E tiro allora, indietro ma semplicemente cavallo e7 cavallo e7 e 7 cavallo e 7 h 6 forse scusa se facessi f5 f5 sì. f5 però faccio alfiere f3 semplicemente no? E poi c'è la struttura con E6 che è un po' balla un po'. Sì, balla un po'. Crea una debolezza in E6 senza nessun motivo. E... Però io non, non avrei mai fatto G per H5. Eh... No, no, io sì, è la prima istintiva. Ah, sì, ma fammi sì, capire perché eh... sono io allora che sono limitato. Perché non giocare invece una mossa come, non so, Torre B2? Cioè, io avrei giocato Torre allora. B2. E perché fare G per H5? Fammi capire. È, 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 un, è una sorta di distrazione. Allora, innanzitutto, da un lato materialistico, cioè più pedoni, chiaramente scambi e più si avvicina alla patta, quindi, comunque aumenti le chance di pareggiare. Questo è, questo è il primo fatto. Il secondo è che chiaramente gioca il bianco giocatore HC1 e in qualche modo Giverh H fa perdere di nuovo il tempo perché distrae la torre e quindi in quel modo ne approfitto adesso con torre B4 e quindi passo all'attività io, tanto comunque non, non, non è rilevante a fini della struttura, non stiamo parlando di posizioni in cui la struttura conta tanto quindi sono troppo fissato io con la struttura indubbiamente No, in questo caso non, non c'è perché sì, a esempio... parte che te la, te la posso rovinare a mia volta con H4 dopo, quindi Certo. Te lo restituisco e con, sempre con una struttura simmetrica poi alla fine. Adesso H4 potrei restituirtelo, ad esempio. Quindi, però, l'aspetto la, la fondamentale è di cambiare materiale. Quindi, questo è l'obiettivo principale, sì, alfiere C2. Adesso è arrivata perché l'alfiere in E4 era attaccato. E adesso il nero, volendo, può anche giocare H4. Se sì, vuole eh, è possibile, ah, addirittura oppure sì, anche delle idee. Con uh, io ripropongo sempre la mia Re H6, infatti. Re H6 è arrivata. Re <ride> <ride> H6 okay. è arrivata perché adesso G4. Non... Credo che tutta questa linea, però, sia stata giustificata anche dall'aver trovato l'idea di torre B4 perché elimina tutte le idee con G4, no? Esatto, esatto adesso sì, la ripropone sì. il bianco con alfiere di 1. E a questo punto il nero gioca lui h4 di cui parlavo io prima, no? E cioè, adesso g4 sarebbe un gravissimo errore a differenza della linea precedente, poiché uh, praticamente uh, ci si convertirebbe in finale di alfiere uh, cattivo contro cavallo buono. Perché c'è quella casa in F4 dove virtualmente un cavallo sarebbe dominante. Certo, quindi, e poi vedo uh, anche un re G5. Se non riesci a fare F4 qui il mio re in G5 sta benissimo lì, no? Esatto, adesso c'è un pezzo che non gioca, che è il cavallo. Quindi penso che debba preoccuparsi assolutamente di fare il cavallo 9-7 ed entrare o in G6 o in F5 per farlo rientrare in gioco e. Oddio, non vorrei dire, ma il bianco forse sta anche rischiando qualcosino, qualcosina. Qualcosina, perché... sono d'accordo con te, addirittura rischiando non lo so, però mi sembra che il grip della posizione si stia spostando un po' più verso il nero. Come dici tu, sì. quello che manca al nero è, è il far rientrare in gioco il cavallo in G8, che visto così è inguardabile. Però siccome non ci mette moltissimo a rientrare in gioco, se ha quei due tempi necessari per farlo, può ottenere una posizione interessante. Mettiamola così. Ok, la prima arriva. Intanto ti dico solo che è passato il coniglio. Mi ha fatto ciao ciao con la zampetta. Eh... <ride> Dopo una giornata di mare. Esatto. Lui, il coniglio. Invece io, tu, invece, coniglio. no. <ride> Va bene. Allora, alla fine su H4, ha scelto la, ha scelto la praticità. Ha giocato torre per H4. Ora eh, ovviamente torre sì. per H4 è forzata. G per H4. Adesso è il bianco che deve preoccuparsi in qualche modo di riuscire a salvare. Però vedi, a... adesso va deve salvare Alfiere in, in, in D1. No? Perciò presumibilmente giocherà una mossa come Alfiere G4 o Alfiere F3. Una delle due. Ha fatto eh, Alfiere 2 per io... farmi dispetto. Va bene, sì. <ride> no, è che io non lo vedo benissimo quel, quel pedone in H4. Ci, ci non Vedo troppa reazione sul, su quel pedone, uh, insomma, ai margini della scacchiera. Quindi penso che il bianco poi debba riuscire a salvare questo finale col pedone in meno. Nella migliore delle ipotesi, non, non lo vedo. Non vedo che possa essere salvato. Beh, qui, tra l'altro, in questa posizione. Il, come dicevamo prima il cavallo del nero è, è forte tanto quanto l'alfiere perché con tutti i pedoni su un lato eh, il tralto attacca i pedoni sulle case nere, cosa che il bianco ha difficoltà a difendere, no? per fortuna per il bianco che si fa aiutare un po' dal re, però sono d'accordo con te, io qui dovessi prendere un colore, mi piace leggermente più il nero. No, Era un po' il discorso che facevo proprio all'inizio, in merito al pedonine 5, che è troppo spinto. Quindi effettivamente eh, si sta realizzando Ma adesso, questo scusami, problema deve ceder, strutturale. Ha deciso di cedere un pedone perché su torre per su torre eh, C4, sì. cambia in C4, poi mangi in E5 e il nero va in finale con un pedone in più. Dunque, ha sì, deciso che, sì. che preferisce giocare il finale di Alfieri contro Cavallo con un pedone in meno che non giocare questa posizione con le torri presenti sulla scacchiera. Sì, praticamente era la soluzione che avrei, che pensavo già da prima, che è quello di giocarsi il finale con pedoni in meno. Penso che sia la, la scelta più pratica. Bisogna togliere assolutamente le torri perché altrimenti rischiano di cadere non soltanto H4 ma anche i 5. Quindi bisogna alleggerire la posizione. È meglio cedere il, un pedone anche se centrale e 5 rispetto a H4 che, e cambiare le torri piuttosto che continuare a giocare con uh, H4 in meno. E quindi è giusta anche questa scelta E qua Anche questo comunque penso Si debba, debba Riuscire in qualche modo Alla fine a tenere Certo non è mai bello insomma Dover difendere queste tipologie Di finali sapendo di non avere alcuna Alcuna possibilità Di giocare solo per Due risultati Però eh... effettivamente esagerato un po' troppo nella bas bastava fare un H per G6 o liberarsi insomma della di quel problema e, e siglare il pareggio senza essere troppo ottimista con Torre H1 e Torre HC1 eh sì sono, sono quelle partite che se per caso poi la vai a perdere dopo improvvisamente fanno una grossa differenza eh? anche a livello psicologico si sì, si sono invertiti anche così come Case e Rajabov nell'ultima si sono invertiti anche in questa i ruoli dal al pedone in più al pedone in meno al dover difendere ad attaccare quindi è un una situazione anche in questa partita speculare Sì, detto questo, secondo te ci sono delle possibilità oggettive per il nero di vincere questa posizione? Difficilissimo. Perché il uh, bisognerebbe in qualche modo uh, riuscire a tenere contemporaneamente un re che sia. In cioè sulle case bianche per attaccare F4 oppure H4 e simultaneamente. Il, il cavallo, però li, non, non ci sono degli ingressi visibili. Uh, delle case stabili per il re nero per uscire ad attaccare a due uno dei due pedoni quindi perché sono entrambi uh, sulle case bianche che sono controllate dall'arfiere campo chiaro. Quindi non, uh, non la vedo tanto, tanto possibile come cosa. Magari un'idea sarebbe quella di giocare F5. Uh, e andare con il Re a farsi il giro con Re F6, Re 7, Re di 6, C5, Re di 4 dall'altro lato e riuscire ad entrare in E3, forse. Uh, questa potrebbe essere un'idea. Una o anche subito sì, mi sembra subito un po' lenta forse la prova la farei ma senza giocare F5 infatti vedi ecco ah, okay. in questo momento ha giocato F8 perché in fondo non mi forza ah, vabbè adesso prova a forzarmi è eh, eh, chiaro è eh, certo perché adesso eh, lui dice non hai fatto F5 e poi... adesso io entro in H5 <ride> eh, sì. però d'altra certo. parte se però fai forse... F5 poi ti tieni la debolezza del, del, del pedone E6 no? però forse semplicemente cavallo F6 Potrei stare anche tranquillo sì, forse. Sono d'accordo con te. Cavallo farei, cavall R6. farei cavallo F6 scacco per cacciare il re. Forse poi si può addirittura giocare H5. Non è detto che sia, che sia immediatamente necessaria. Però in futuro potrebbe anche essere un'idea. Dopo che ho mandato via il re, Vai. sono sicuro che non, che non è rientrato no? Sì, in genere per quanto possa essere possibile mh, preferirei lasciarlo sulla, sulla nera uh, perché altrimenti sarà sempre perennemente attaccabile target del, uh, un target per l'alfiere quindi. Mh, per adesso, no, no. a meno che appunto non ci sia veramente una combinazione vincente, come guadagno qualcosa, allora effettivamente H5 potrei pensare di giocarla. Però in questo caso sta benissimo. Anzi, se potessi, sposterei anche se F7 dal... <ride> dalle bianche. Perché chiaramente uh, viene, viene insegnato che devono essere a muro dell'alfiere dell e siamo d'accordo, però non è una regola generale che viene deve essere applicata alla lettera in qualsiasi posizione poiché comunque anche da qui un alfiere uh, che può puntare questi due poidoni tipo un alfiere in g8 certo. comunque è un alfiere che potrebbe dare fastidio quindi gioca, uh, il cavallo comunque H5 non è 5 che mi è abbastanza oscura perché forse perché, perché infatti riper, ripermettere a c4 eh? perché voleva portare il cavallo in g7 Comunque io penso che prima o poi F5 debba farla. Magari non è forzata adesso subito, però come idea nella posizione ci deve stare F5. Perché devo avere il tempo di respingere indietro il re e di piazzare un cavallo in D5 e un G6. Quindi eliminare e ostruire la diagonale dell'alfiere. Quindi serve... Prima o poi penso debba farla. Ok, lentamente F6. Ok. Penso che comunque la manovra sia quella lì uh, che avevo pensato all'inizio quindi re di serie C5, quella lì. Non so, però, se, quanto possa essere, diciamo sufficiente. Perché okay, adesso uh, effettivamente adesso re F3 su Re C5, Re 3 ci sono dei problemi. Forse con cavallo F5 scacco, quindi no, forse non riesco a tenere. Ah, no, devo fare re 4 allora. Per mantenere l'ingresso del re di quattro forse su re c5 ok h5 uh, personalmente non, non l'avrei non l'avrei giocata, non... molto, molto strana come cioè, okay, l'idea è indubbiamente quella di fissare H4, però è anche vero che uh, comunque si espone a, Al, a dover tenere qualcosa, un qualche pezzo a, a difesa del pedone H5, quindi non lo so, non sono particolarmente entusiasta di questa H5. No, eh. Forse era una mossa per dare il tempo al bianco e quindi portarsi con Re 5 Re D4 ora che il Re 3 forse. Però il bianco non era forzato a fare Re 3 Scusa, è che mi hanno mandato un messaggio dalla regia e sto, sto un attimo verificando questa cosa. Sono subito di nuovo da voi. Sì. Ah no, il, il, il bianco comunque con questa Rg3 effettivamente ha permesso il nero uh, questo spazio di manovra con Rd4, Rd3 e adesso, adesso diventa difficile riuscire a respingere uh, il, il, il nero che in futuro molto prossimo riuscirà anche a controllare la casa di promozione E1 con uh, Rd2, quindi il bianco si espone anche a spinte con, uh, con e5, qualora lo volesse. Quindi uh, non è... Sì, non è E descuidere. poi in questo modo ha fissato anche il pedone del, del bianco in h4 e si riesce a giocare cavallo H5, a cavallo f5 e poi se lo va a mangiare. Eh? Eh, L'idea è che per fare certo, cavallo f5 devi è, prima è spingere... È chiaro, devi prima spingere e 6 e 5 perché se no perdi il pedone okay. 6. Però nel momento in cui giochi il cavallo per E4 io sarò sicuramente in tempo virtualmente a giocare alfiere per H5. Adesso ha giocato, a, ha giocato alfiere A4 e qui il nero potrebbe giocare cavallo F5. Eh, sì, adesso sì. Sì, perché comunque il, il bianco con quella Regi 3 ha permesso di far arrivare il re nero fino a redi 3 redi 4 che effettivamente adesso è molto molto estremamente pericoloso. Ma mi sembra che la posizione comincia a essere eh, molto brutta per il, per il bianco. No questo, no, questo mi sa è assolutamente perso, perché cade anche F4 dopo. Anche se il nero eh, con alfiere E8 esatto. riuscisse a recuperare il pedone, però poi c'è Re4 dopo la fine della sequenza, ed effettivamente quel pedone, non, il Re centralizzato in certo. quel modo... Non, non estremamente superiore beh è incredibile la capacità di so di, di vincere una partita part partendo praticamente dal nulla so il geometra Sì. è stato veramente, <ride> veramente ingegneristico in questa, in questa partita assolutamente è veramente non molto 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 tecnico Sì, sì, è il che... classico tipo che si mette là e, <ride> e voglia di... E piano piano, piano piano. Sì, 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 su quello... E anche... Non sarà mai un e giocatore anche... spettacolare, però sul fatto sì. che... Che... che sia solidissimo e che poi ti stritoli piano piano in questo... sul piano posizionale non ci sono dubbi. Sì, eh, magari indubbiamente... Il bianco non è che è stato questa massima, massima no, precisione è, è nel, assoluto, Nella gestione Sai come finale. sempre è capitato mille volte anche a noi Poi non so a te, a me, a me sicuramente Che poi è, è un mix fra qualche imprecisione da parte di uno dei due E un gioco particolarmente invece preciso ed illuminato da parte dell'altro no? Che poi alla fine tu dopo quando hai perso Non sai bene se hai perso tu o se ha vinto lui sono quelle partite dove pattano tutte queste, le pattano tutte e poi alla, Tra, fine, esatto, per tutte, per e poi alla fine perdi, esatto. E ecco qua, adesso riesce a mangiare in H4, se Gio il bianco gioca a Regi 3, c'è di nuovo cavallo F5 seguita da H4, adesso si, si al... Ecco, è arrivata Cavallo G7 che, che attacca l'alfiere in E8 e difende H5. Non fa neanche H4 perché così H4 avrebbe fatto entrare il re del, del bianco in G4. Invece lui vuole tenere il re lontano dall'avversario, no? Adesso la, sì, la domanda okay. è, Giuseppe: ehm, cosa fa? fa? Fa F5 e poi fa E5? O fai 5 allora, e poi mangiare di F e allargare i pedoni ancora di più? E adesso bisogna c. valutare la casa di promozione: cioè promuovere in E1 o in F1. Questa è la domanda. Okay, e... Perché a seconda di. su questo: la quale delle risposta... due cose è meglio? <ride> no, quale delle due cose è meglio? Promuovere in E1 o in F1? Allora io, eh, io personalmente proverei a fare F come pedone passato. Ok, perciò di conseguenza quella che si è giocata è coerente perché fa F5 e vuol dire che in futuro vuol fare E5. Per la semplice ragione che il re si deve interporre tra, a supporto del pedone F e il pedone H. Viceversa, il pedone E sarebbe troppo distante per tenere sia E che H. Quindi il ragionamento sarebbe quello di riuscire a mantenere con il re, far avanzare sia F che H col supporto del re tra i due pedoni. Invece diciamo. sai che comincia Questa a pensare è il che gli vuole mangiare l'alfiere? Ah, <ride> perché... <ride> <ride> ah, così non è... E ma... Non so se ci riesce, perché non comunque so anche non può se ci riesce, però cavallo. lui sicuramente ci sta provando. Re, H, Re H4, poi dopo non riesce E poi toglie, conire... il, cavallo, e poi toglie il cavallo, no? E, poi fare... e però devi fare attenzione... Sì, devi, devi fare attenzione perché poi mangio per F5 e poi faccio Reg5. E infatti devi comunque. Cioè Devi farla... comunque. È vero che vuole devi fare attenzione, ma lui. Ah, cavallo D6. C'è cioè, sì, sì. Sì, 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 capito. Ah, quindi devo fare fiore G8. fiore G8, però, forse Cavallo C7. E, ah, abbandona. Fine. Okay. e abbandona e fa la mia felicità perché comunque eh, mi danno da mangiare fino a una certa ora ma anche la tua felicità Giuseppe perché anche tu devi venire a mangiare eh sì, nello scelto. stesso posto dove devo andare a mangiare io <ride> no vabbè Al fino alle nove e, e mezza ci davano da mangiare tranquillamente semmai il problema è che siamo noi che siamo abbastanza affamati non sta tu ma io decisamente comunque grande vittoria di tecnica di suo e nepo ovviamente un po' superficiale come eh, è il nepo di quando ogni tanto si distrae. No? Sì, un po' il nepo quello svogliato, esatto, quello che quando hai deciso che tanto... Insomma ormai... non gliene frega più niente, si è scocciato e quindi non esatto, vuole giocare più. Che, che ritiene che la partita fosse ormai noiosa e che comunque... Eh... Sì, ormai non era di più di suo interesse, mm -hmm. quindi non c'erano più gli i fuochi d'artificio. Allora, va bene, io domani ricordatevi che dalle 16.45 saremo online con la seconda semifinale, io a questo punto sarò solo spettatore, perché a quel punto avrò fatto partire l'Open del Salento, che comincia alle 16, Giuseppe sarà la scacchiera, eh, chi, ci sarà domani, chi ci sarà domani a commentare? Mm, bella domanda, aspettate che, che faccio una, una verifica veloce. Allora, chi ci sarà domani a commentare? Eh, avremo. Come producer dovrebbe esserci Davide Di Trapani. Non so chi ci, sarebbe, chi ci sarà a commentare il primo slot, è possibile anche che ci sia, che ci sia io, però non in versione producer, così sicuramente non avremo, non avremo i limiti attuali visto che sono in trasferta. Eh, ma ci sarà Davide che si occuperà della trasmissione e poi a seguire ci sarà eh, l'avvocato Di Fonso sempre insieme al maestro Di Trapani. Domenica invece eh, ci sarà per la prima giornata della finale: avremo eh, Davide, credo, di nuovo come, come producer in compagnia di Olga Zimina e poi di nuovo dell'avvocato Di Fonso e lunedì invece. Eh, il maestro Carlo Marzano con Giulio Marmili e poi nella seconda parte ci sarò eh, io insieme a Carlo per la chiusura del torneo. Vi ringraziamo per averci seguito oggi e ci scusiamo se tutto non era proprio perfetto, prendetela come una trasmissione in più piuttosto che una in meno, nel senso che oggi l'unica possibilità era farla così o non farla del tutto. No? In questo caso, però, adesso per la seconda semifinale S certo. e le finali sfodereremo il nostro meglio. Saluto anch'io a tutti e buonasera a tutti. Grazie, Giuseppe. E visto che anche tu hai viaggiato, sei stato veramente gentile oggi a stare con noi. e Ti faccio un in bocca al lupo per il torneo e grazie per aver commentato. Grazie. Ciao. Ok, andiamo di, di sigla, un saluto ai nostri spettatori e ci vediamo domani, perciò fra le 16.45 e le 17 qui su CES24 Italia per il ritorno delle semifinali e visto come si sono concluse oggi con la vittoria di Su e il pareggio fra Karsen e, e Rajabov sicuramente sarà molto molto interessante.